Buonasera a tutti, cari amici, gentili telespettatori, bentrovati nel nostro mercoledì sera. Questa sera ci sarà davvero un'opera con la O maiuscola di quelle che non ci si dimentica in una vita. Io penso che nel cuore, circa un ventennio di attività, ho 5-6 dipinti che veramente non potrò mai dimenticare. Quella alle mie spalle sarà un'opera che sono certo, mi ricorderò per tutta la mia carriera professionale perché è qualcosa di veramente unico. Non è un'opera moderna, giustamente col dottor Pico si può aspettare di tutto questa sera. Vedo che ha portato davvero, anche per quanto concerne l'arte moderna, delle cose molto significative. Abbiamo impreziosito con due vasi fantastici. Paolo, se vuoi retrocedere un attimo, vedo io stesso sul monitor che la nostra incredibile serata, davvero questa sera, sarà ricca di variate opere di ogni epoca, tutte chiaramente selezionate per la loro unicità, per il loro valore artistico e soprattutto, come in questo caso, per il loro valore storico. E allora siamo ancora qui in questo mercoledì sera, sarà spero per tutti anche un momento per passare una serata diversa. Continueremo con il nostro sondaggio. Perché il nostro super campione Sergio stasera lo metteremo certamente in difficoltà con un oggetto che ho selezionato con l'aiuto di un grande amico proprio perché non venga immediatamente indovinato come sempre. Sergio Gabriele, un abbraccio a tutti. Un abbraccio a tutti gli amici, Fausto, Riccardo, Francesco, tutti i collezionisti che ci seguono con affetto, con amicizia da Roma, dall'Emilia, dalle isole. Un abbraccio davvero a tutti. Grazie davvero anche per il vostro caloroso affetto che oggi stesso mi avete manifestato e che devo dire ci dà davvero grandissimo entusiasmo, quindi ci dà la possibilità di venire sempre più con entusiasmo a presentare le nostre serate e al tempo stesso ad acquisire davvero opere magnifiche. Presentiamo le novità di questa sera, direi che cosa giusta e dovuta innanzitutto presentare i nuovi arrivi. Abbiamo innanzitutto questo favoloso Trumeau, questo è un Trumeau molto particolare proprio perché presenta delle caratteristiche formali che di fatto fanno capire la sua influenza culturale con la cultura anglosassone, quindi è un mobile molto particolare, certamente toscano, probabilmente da collocare in maniera più precisa nella zona di Livorno, dove appunto ci sono grandi scambi commerciali con l'Olanda, con l'Inghilterra e quindi è così che viene importato questa proporzione formale. Io vi inviterei a guardarlo innanzitutto per la sua incredibile ricchezza interna nello scarabattolo, nella parte dell'alzata del portacarte, è davvero qualcosa di assolutamente unico da essere personalizzato poi con le proprie oggettistiche, quindi qui noi stasera abbiamo inserito un ricco cabaret di ceramiche, sculture, due preziosi candelieri, poi vi spiegherò anche il perché. Anzi, spieghiamolo subito, Paolo, visto che siamo già sull'argomento. Perché il Trumeau nasce proprio dalla necessità di creare un arredo che in qualche modo con i suoi specchi possa andare anche a coinvolgere lo spettatore sia visivamente che con la luce stessa. E allora vediamo spesso, questo è anche chiaramente una delle caratteristiche tipiche di tutti i doppi corpo italiani, di essere impreziosito da questi due tiretti sui quali andava collocata la candela che chiaramente accesa specchiava nel vetro e così amplificava la sua luce e la irradiava all'interno dell'ambiente. Quindi davvero un arredo molto particolare, un arredo che è proposto a voi alla cifra attuale di mercato che purtroppo ha lasciato un po' in sordina quello che è il mercato degli arredi, quindi 12.000 euro per un arredo di tale bellezza. Penso che possa essere certamente una grande opportunità per chi desidera da tempo un mobile elegante, un mobile che comunque nella sua imponenza, nella sua importanza manifesta anche una grande aristocrazia ed un mobile che pur essendo composto in due corpi riesce davvero sempre a esprimere una linea unica. 12.000 euro la richiesta per l'arredo in questione. Allora, proseguiamo con le altre novità che direi sono certamente le piccole sculture che derivano da un preziosissimo collezionista, quindi sono arrivate oggi stesso in Ars Antiqua e sono presentate in anteprima a voi questa sera, quindi abbiamo la piccola Madonna
con bambino del 500, oggetto anche questo molto interessante per tutti i nostri collezionisti di scultura, quindi davvero guardate la bellezza, la purezza formale ancora di questa Madonna con bambino. Arriveranno altre grandissime novità, amici, tenetevi pronti nelle prossime settimane perché stiamo veramente facendo scorribande in acquisizioni e credendo in quello che facciamo, sono sicuro che daremo nuove risorse anche a tanti collezionisti, nuovi spunti per ampliare le vostre collezioni, per aumentare anche il vostro interesse, perché alla fine direi che è una passione che va coltivata nel tempo e poi pian pianino chiaramente si sale di livello, si sale di qualità e la qualità penso sia una delle ragioni prime dell'investitore d'arte, perché senza qualità non è un investimento che merita sicuramente grandi risorse. Altra scultura molto interessante, anche il nostro Gregorio Preti, questa sera andremo a vederlo, la bellissimo Sant'Antonio con il Porcellino, uno dei suoi attributi col quale è più rappresentato, quindi Sant'Antonio questo dovrebbe essere, è arrivato oggi stesso, questo è il maialino di Sant'Antonio, penso di sì. Quindi molto interessante anche questa scultura, anche qui pienamente cinquecentesca, qui poi abbiamo ancora con l'influenza spagnoleggiante dell'estofado de plata, quindi questa tecnica estremamente elegante e minuziosa di dorare completamente la scultura e poi impreziosirla con un piccolo raschietto di decori, di motivi geometrici, di motivi floreali. Questa è veramente un'altra scultura di grande fascino. Abbiamo conservato chiaramente, essendo, questo può essere anche un indizio per quella che sarà poi la grande opera che andremo a svelare a breve, il nostro cassettone veneziano, perché direi che questa sera si prestava molto anche a essere contestualizzato con delle opere moderne o con opere che in qualche modo vadano a coesistere proprio nell'equilibrio formale, nella ricercatezza innanzitutto dell'eleganza. Rarissima copia di sculture che vado immediatamente a mostrarvi. Questa è la prima volta davvero che ci capita di avere in Ars Antiqua due sculture di questa tipologia. Paolo, io ho acceso la luce, se poi ti dà fastidio andremo immediatamente a spegnerla per non far sì che ti ostacchino anche nella ripresa dei dettagli. Sono davvero molto molto rare queste. Non mi è mai capitato di presentare due cornucopie di questa misura che vanno chiaramente a evocare i grandi angeli scultori del Cinquecento. Qui siamo nella transizione della seconda metà del Seicento e i primi decenni del Settecento, ma direi che davvero c'è ancora la possibilità di gustare la bellezza cinquecentesca. Guardate davvero come sono minuziose. Se non fossero espressamente dichiarate le misure, caro Paolo, si potrebbe certamente dire che sono due angeli di 120-130 centimetri. Come spesso abbiamo avuto, chiaramente le cifre sono ben altre, ma sono davvero un'occasione unica per un grande collezionista e la richiesta è quella dei 2.800 euro per la coppia. Ti spengo la luce, forse meglio. No? Spegniamo la luce, allora all'occorrenza andremo a ripristinare le nostre due piccole abat-jour. Novità assoluta, certamente, è il numero 7, questo piacevole pittore inglese che di fatto d'impatto ricorda un po' il nostro Panza, ricorda un po' quei pittori protagonisti dell'Ottocento italiano che soventemente inserivano il bambino proprio perché nelle sue smorfie, nelle sue espressioni, di fatto costituisce spesso un soggetto da esprimere a livello emozionale, quindi nelle sue caricature, vediamo in questo caso il bambino che piange e la bambina che invece si accompagna all'anziana signora che ovviamente veglia su di loro e che sta probabilmente riguardando la bambina perché vedo che impugna un piccolo pesciolino, quindi sta certamente spiegando alla bambina quello che è il gioco della vita, quindi grande insegnamento didattico, quadro molto interessante, quadro affascinante nei colori, nella materia, nei costumi, certamente, guardate davvero la meraviglia di questa anziana signora o la delicatezza degli incarnati con cui i bambini vengono rappresentati. È un pittore che si forma appunto in area tedesca, è firmato in basso a destra, è un pittore operoso anche a Düsseldorf e direi che è un pittore che davvero ci regala una grande emozione, un'emozione materica.
un'emozione di vivere questa scena quasi come protagonisti alla finestra. 4.800 euro la richiesta. Proseguiamo poi con le novità, vedo tante novità anche questa sera. Vediamo questo interessantissimo dipinto raffigurante Marina. Qui siamo chiaramente in ambito partenopeo. È stato un grande collezionista, oggi è venuto in negozio e giustamente mi ha suggerito anche qualche attribuzione. È un'opera freschissima, quindi va certamente approfondita anche l'attribuzione, ma l'ambito è quello del Bonavia, è quello dei maestri che si ispirano a quei prototipi francesi e poi nel nostro contesto geografico le reinterpretano proprio con la loro unicità, con la loro voglia di andare a personalizzare anche la scena. Vedete com'è ricca addirittura questa su questi incontro al chiar di luna di barche, probabilmente sono o mercanti, e sarebbe interessante anche da approfondire questo soggetto, perché vedo che indicano in lontananza altre imbarcazioni e certamente un traffico notturno così è abbastanza insolito. Vedo dei personaggi col turbante, è un quadro molto interessante anche questo, da andare a scoprire nel dettaglio e a cercare di individuare anche forse la paternità pittorica. L'epoca chiaramente è chiara, è quella del 600, 2.800 euro, attenzione anche qui il prezzo, veramente un prezzo molto accattivante. Che meraviglioso parterre questa sera, buonasera a tutti, benvenuti, vedo veramente di ogni specie, dai collezionisti a delle meravigliose ballerine, è tornato con noi tutto il nostro staff giovane, quindi grande, grande parterre sul retro. Dica, dottor Picco, c'è già interesse per lei? Allora, bene, mi fa piacere. Opera fiamminga, abbiamo inserito uno spaccato di Art Deco che ritengo essere anche quella una forma d'arte molto interessante, una forma che ritorna forse alle origini della purezza formale proprio per contrastare con quello che sarà il movimento Liberty, quindi invece molto più sfarzoso, più ricercato nei movimenti. Presenteremo questa sera questo interessantissimo armadio a due ante, abbiamo impreziosito anche nel suo interno chiaramente di ogni ben di Dio, quindi sarà poi anche per chi volesse dare avere qualche nozione sulle sculture interne, c'è la possibilità di chiamare il centralino e chiedere, ma è molto interessante, questo per chi è al posto giusto penso sia una grande risorsa, tutto giocato su una purezza formale geometrica e anche qui il prezzo a 2.000 euro, stiamo presentando un mobile deco originale, quindi davvero qualità prezzo assoluta. Per il numero 12, dottor Picco, aspetto che lei mi dia il listino per capire anche quella che è la sua richiesta economica in merito a queste due interessantissime. 3.200, 3.200, 3.200. Ah, non si può sbagliare, allora. 3.200 Multipli. e 3.200 per i due multipli, quindi 3.200 euro per quello in sovraimpressione e il titolo esatto, se c'è un titolo, se me lo può suggerire, così parli pure lei, Dario, visto che è lei che ha procurato le opere, quindi al numero 12. Getulio Alviani senza titolo, alluminio satinato a 3.200 euro, 83 per 80 centimetri. Esatto, poi dopo ne parleremo dopo. È alluminio anodizzato con le lavorazioni tipiche di Getulio Alviani. Dico solo ovviamente questo multiplo 3.200. I lavori che vanno in asta adesso, gli originali così, sono opere da 90-100 mila euro. La lavorazione della lastra è la medesima, per cui non vi è distinzione sia per questo sia per quella di Dorazio che vediamo tra poco con le opere originali. Tanto Quindi, sono abbastanza rare sul mercato, tiratura limitata. come al solito, hai portato delle opere, io gli ho fatto una premessa chiara, introduca delle opere di arte moderna che hanno un significato, che hanno anche potenzialmente la possibilità di fare l'investimento. Anche questa sera lei ci propone davvero due opere molto interessanti, a breve ce le illustrerà certamente. Abbiamo poi due vasi molto molto interessanti. Paolo, se puoi retrocedere un istante ancora, scusa, ti faccio lavorare un attimo questa sera, ma grande parete, grande cameraman si dice, no? C'era un detto grande parete, grande pennello, grande parete, grande camere. Attenzione, perché a breve sveleremo quest'opera. Io devo dire che chiunque è passato oggi pomeriggio a un certo punto ho calato la Claire, perché poi a Sant'Iqua è una realtà che fino alle 7:30, 8 è aperta al pubblico, quindi non è neanche semplice poi riuscire a gestire il programma, le persone, non si può chiaramente portare un quadro e travolgere tre spettatori, quindi
abbiamo dovuto calare il sipario perché è qualcosa di pazzesco. Poi tutto il traffico che viene, diciamo, dall'arteria principale scende da nord verso sud, e quindi era come entrare nel dipinto, quadro pazzesco. Lì ci sono due o tre collezionisti, io quale lo darei col cuore, veramente col cuore, perché sono sicuro che questa è un'opera che ricorderemo per sempre. 1.400 e 1.400 euro è la richiesta per i due vasi, molto interessanti, devo dire, li abbiamo appena presi e non ho avuto modo neanche di approfondire, e sono certamente attorno agli anni 30, 40, al massimo 50, sono in ceramica invetriata, sono estremamente affascinanti. A me personalmente ricorda molto anche Gaudí, questo che è uno degli architetti più insoliti, più eclettici che c'è appunto in Spagna nel Novecento, fa la Pedrera, la Casa Milà, il Parguel, quindi praticamente quasi tutto realizzato a Barcellona, dove sui tetti i camignoli sono interpretati con questa fisionomia, quindi questo gioco fra il pieno e il vuoto, questi tagli, questi movimenti. Anche l'altro è davvero di grande fascino, quindi io chiedo 2.800 euro per la copia, poi se ci fosse qualcuno interessato al singolo pezzo la richiesta è di 1.400 euro, ma se uno fosse interessato a tutti e due, caro Josefina, potremmo fare anche uno sconto. Dico bene? Bene. Allora, grande qualità anche questi. Vediamo l'altra opera moderna, i due Moretti, le mensoline li conoscete, anche questa sera sono presenti perché non potevo che creare una coreografia di questa qualità, di questo livello, per presentare l'opera che a breve, ricordo, scopriremo. 2.800 euro la coppia. Delle seggioline veneziane ne presentiamo quattro questa sera, ricordiamo, sono otto, amici, io continuo a ripetervelo. Fate un grande errore per chi ha il salone a non investire in questi arredi. Siete venuti anche in settimana. Non posso dividerle, è un reato mortale davvero dividere una collezione di questa importanza che dal Settecento è rimasta unita, andare a dividerla sarebbe davvero un grande peccato. Me ne avete chieste due, me ne avete chieste quattro, non so poi fin quando reggeremo, ma quando forse saremo disperati andremo a dividere una serie di questa bellezza, perché è qualcosa di assolutamente non concepibile, ingiusto dividere la bellezza di queste otto poltrone veneziane da Carezzonico. Forse quando poi avrete modo anche di visitare quelli che sono i musei più importanti dove trovare gli arredi veneziani veri, capirete anche che i 18.000 euro per il cassettone sono nulla, che il 12.000 euro per le otto poltroncine. Dottor Fausto, vedo arrivato, buonasera, benvenuto. Mi faccia, so che io calcolo che una certa ora, poi con la matematica non ho un buon rapporto, 12 diviso 8? 12 diviso 8 da 1,5. 1.500 euro a poltroncino, le sembra un prezzo ragionevole? Regalate. Bene, vuol dire nel microfono, dica qua. Non so sentire la sua bella voce, ma faccio sentire anche l'amico Fausto, com'è? È una rarità, è regalate. Benissimo, no, non si può vedere, ma siamo riusciti finalmente a sentirlo. Bene, rimane poi da presentare l'altra opera moderna, molto interessante anche questa, Paolo, te so che piace anche quest'arte, guarda che colori, che gioco di volumi, anche questi incastri, queste compenetrazioni, quadro anche questo molto interessante. E presentiamo appunto il Piero Dorazio senza titolo a 3.200 euro, si tratta di un multiplo del 68 di 75 senza titolo, molto interessante. Busto che io vi ho proposto, ma sono certo, i bronzi ce ne sono tanti, ce ne sono modelli multipli, originali o meno. Questo è unico, questo è un bronzo a cera persa unico. Chi acquista questa scultura ne sarà l'unico ed esclusivo possessore a vita, perché non ci sono altri modelli, una tiratura unica, in quanto sul retro è possibile anche visionare tutte le stecche che erano state utilizzate per sorreggere la struttura, chiaramente durante la fusione. Quindi è davvero un bronzo che non può avere ripetizioni, non può avere multipli. Estremamente affascinante in questo suo fascino verdiano. Il personaggio effigiato è Nicola Fabrizi, che ricordo essere un patriotta risorgimentale. Misura estremamente importante, 78 centimetri, base museale. È stata scelta una base
unica, quindi non ci sono assemblamenti, guarda, con addirittura tre essenze marmoree, quindi abbiamo il rosso Levanto, il verde Alpi e un altro rosato, quindi davvero una base estremamente unica. Dottoressa Nicoloso, arrivederci, grazie, a domani, puntuale, grazie, la mattina. Abbiamo infine l'occasione questa sera, e mi auguro che il pubblico attento si ricordi com'era prima del restauro. Paolo, tu stesso vedo che fai decenni con la testa, guarda cosa è diventato il quadro pulito. Io ve l'avevo detto, non siamo così scaltri o così ingiusti da chiedervi 1500 euro di più. Vi ripresentiamo l'opera tale quale, pulita, e io devo dire che è da rimanere a bocca aperta. Questa è un'opera. Guarda la materia, Paolo, tu giustamente sei immediatamente attratto anche da quelle protuberanze di fatto costituite dalla materia corposa. Guarda quando il pittore va direttamente quasi col tubetto a dipingere l'aspetto materico di questa vegetazione, di questi calcinacci che si stanno di fatto increspando e staccando probabilmente in seguito all'umidità tipica di questi canali veneziani, e ci regalano l'anima in mattoni in cotto del muro. Quindi questa davvero è una poesia di un grande pittore, ricordo, opera che è firmata sul retro Augusto Manzini, un vespero di domenica veduta sul Rio della Salute, 120x150 è l'opera, preparatevi che ci siamo quasi, grazie, e corredata di cornice antica, e sul retro ci sono un'infinità di bollini, in quanto poi andremo nello specifico di questo pittore, soggiornò in Brasile. Quindi quest'opera fu probabilmente realizzata in Italia e poi spedita in Brasile, e dietro chiaramente questo spostamento geografico si evince proprio da tutti i cartigli dei bollini della dogana brasiliana nel momento dell'ingresso dell'opera nel territorio, e quindi è molto interessante. E anche il fatto stesso di averlo riportato a voi, direi che davvero riuscire a riportare qualcosa che probabilmente avrà soggiornato almeno per un cent'anni oltreoceano ed è tornato oggi con noi ed è qui nella sua più bellezza assoluta, perché è stato pulito, è stato rinfrescato e devo dire che ancor più riesce a esprimere il significato di questo poeta, di questo pittore estremamente poetico. Sto dicendo di questo poeta estremamente pittorico, ma forse non sarebbe stato sbagliato neanche fare questa dichiarazione. Vedo scalpitare, ci siamo quasi, avevo detto alle 9:30, allora vediamo, visto che vi stavo forse annoiando con le mie performance culturali, passiamo al nostro momentino. Paolo, tieniti pronto. Sergio, metti il binocolo questa sera, perché questa sera è veramente difficile. L'oggetto misterioso della serata è questo. Lo giro così, magari. Questo è difficile. Vediamo un po' se riusciamo a indovinare. Paolo, questa sera invito anche te. Questa sera è difficile. L'ho preso un po' difficile apposta, perché alla fine, sennò, se tutte le volte chiaramente si indovina, ma devo dire che Sergio è veramente preparato. Bene, allora dottor Picco mi diceva di tornare sul numero 7, vado immediatamente, grazie, opera, anche questa molto interessante, opera nuovissima, quindi davvero per presentarla possiamo solamente raccontarvi due nozioni di quella che è la firma. Abbiamo visto anche il forte aspetto emozionale che il dipinto è in grado di trasmettere, firmato César Bimmermann 1881, quindi firmato e datato l'opera Olio su tela, scena di genere con nonna e bambini, bellissimo il pianto del bambino tra le acque, il gesto della bimba che fa vedere alla nonna un pesciolino trovato nel fiume. Non è escluso che abbiano trovato il pesciolino forse morto, e quindi il bambino di conseguenza si abbandona in un disperato pianto, mentre la bambina porge all'anziana signora l'oggetto che ha scaturito tutta questa vivacità, tutta questa emozione. Bellissima la descrizione, se ci fosse l'ascolto il dottor Bruno e Tiziana. Non è escluso che, dottor Bruno, se riesco sabato verremo anche io e la mia dolce Josefina a trovarla, così faremo modo di avere un pranzo, di condividere ancora una bellissima giornata con voi a livello del pranzo, quindi se riusciremo saremo anche noi presenti oltre a Dario per
creare un pentagono di amici veramente a discutere in merito a tutto quello che saranno le nostre trasmissioni, quindi porterò anche Josefina alla sua attenzione in modo che ci possa dare ulteriori consigli per quella che sarà la nostra grande trasmissione. Va bene, allora glielo prenoto, signora, mi fa piacerissimo, anche perché siamo partiti forte, 20 minuti la prima conferma, Paolo è un bel segno, quindi attenzione anche per quello che fra breve andremo a scoprire. Allora, in conferma per la signora Ludovica, grazie, bellissimo quadro, è arrivato da 2 giorni, l'abbiamo presentato a lei e è partito. Appena riusciremo verremo in zona, so che Dario poi dovrà andare anche nel Veneto, quindi non è escluso che porteremo l'opera in visione già nelle prossime settimane. Saremo anche a Parma, Fausto, so che anche tu ormai fai parte dello staff, vorrei venire, sei presidente onorario certamente, quindi se vuoi venire con me alle 4 di mattina, io parto, passo da te, sei un mattiniero, salti con me, vedo che, vedo che non sei molto convinto, vabbè, lasceremo dormire fino alle 8. Alle 8 partono i nobili, il direttore, Dario, tutta l'altra parte dello staff. Bene, allora, in conferma per la signora Ludovica, mi diceva Dario che c'era interesse ancora per i due angeli. Ha ragione, perché questi sono veramente, veramente rari. Sono una chicca, nel vero senso della parola. Tra l'altro sono parzialmente lumeggiati in argento, oggi sono appena appena arrivati, abbiamo fatto subito un piccolo assaggio, quindi c'è certamente andare ancora in profondità a ripulire un attimo quelle che sono le ossidazioni, ma sono davvero di grande, grande realismo, di grande fascino dal punto di vista scultoreo, con la loro policromia. Chiaro che stiamo parlando certamente di due cornucopie lombardo-venete, quindi quando abbiamo questa dedizione al parreggio dorato, questo svolazio della veste nella parte posteriore e proprio questa iconografia, quindi dell'angelo, che di fatto viene può essere anche interpretato come soldato, lo vediamo come nei calzari, come negli scudi stessi, delle basi, c'è proprio tutto un riferimento anche all'aspetto bellico, quindi all'aspetto aristocratico di qualche casato, poi è chiaro che spesso andavano anche personalizzati con degli stemmi o a volte venivano addirittura cancellati passando di mano in mano, quindi sono due sculture veramente preziose. Allora, se Josefina gentilmente mi porge i miei occhiali, ora devo vedere anche un attimo il listino perché a memoria tutto non ricordo, essendoci circa, settimanalmente, io penso che almeno 30 opere ultimamente arrivino e 20 partono, poi è chiaro che con le 10 che rimangono sono, l'arte non degrada, l'arte è un investimento anche in un certo determinato periodo, quindi... c'è Dante, dottor Colombo, lei mi penso che abbia le mie diotrie. Vediamo. Sono spariti, ma non lo so. Vabbè. No. Vabbè, vediamo, troveremo nel calco della serata. Grazie. Allora, bene, se il dottor Picco è pronto, io direi che siamo quasi arrivati al momento della nostra presentazione. Bello anche il trucco. No. Un portamine, portalapis. No. Siamo già avvicinati, però no. Però io lascio 3 possibilità a serata, 2 le hanno bruciate, la terza ci pensino bene. Perché così ho detto anche all'amico Riccardo, se no se ci sparano 700 nomi dovremmo mettere 5 centralini solo per il sondaggio. Non siamo molto distanti, però devo dire che ci siamo abbastanza avvicinati. Nel senso che è un oggetto che può essere anche interpretato, non dico in quell'ottica, ma in qualcosa di molto vicino. Allora sì, bellissimo com'ho. I due ritratti sono anche questi, sono le due scene campestre, sono molto interessanti. Un pittore, appunto, abbiamo attribuito la cerchia di Watteau, un pittore della cerchia, dalla cultura francese, poi viene anche rivisitato in Austria, poi Dario magari entrare nello specifico dei due dipinti. Per il San Gerolamo, sì, allora San Gerolamo invece è della cerchia di Muziano, no, l'altro dietro, grazie Paolo. Allora Dario, un istante solo. Ah, grazie Paolo, sì, vedi che c'era qualche assonanza fra Gaudì. Ti piace, sei anche tu appassionato di Gaudì? Ah, Barcellona, io spesso sono stato...
veramente una città magica, Barcellona. Poi adesso col Covid così forse si viaggia meno anche per piacere. Se poi, qual è la casa Batlló? No. Per l'esattezza. Poi c'è la Pedrera, che invece è quella che dicevo io, e ci sono tantissimi episodi di questo, tra cui la Sagrada Famiglia, chiaramente, che tutti conoscono, di questo insolito architetto che di fatto è anche una sorta di designer. Allora, eravamo al Cerchio di San Gerolamo. Entriamo pure un attimo nel quadro, grazie Paolo, così facciamo vedere. Sì, allora, un olio su tavola, esattamente, molto insolito, sì, particolarmente profondo anche nel paesaggio, infatti nella nostra idea, quella iniziale era appunto un'attribuzione forse a un pittore fiammingo del Cinquecento, l'epoca è certamente in dubbio, è quella del Cinquecento, ma poi se cominci a guardare magari nello specifico la bellezza del leone veramente denota una cultura profonda, una cultura attenta, anche modello rinascimentale italiano, guardate davvero la bellezza di questo leone, sembra evocare quelli di Antonello da Messina, dei grandi maestri del rinascimento italiano, di quei pittori che io, Antonello da Messina, San Gerolamo nello studio, uno dei quadri più belli in assoluto che ho avuto il piacere di visitare e mai dimenticherò, anche in questo caso, pur essendo opere museali, e qui si vede appunto come l'attenzione di questo pittore è di descrivere in maniera assolutamente unica i dettagli, probabilmente influenzato anche sì dalla cultura fiamminga, poi con un'attenta ricerca, poi Federico chiaramente passa ore e si dedica alla ricerca assoluta anche di quelle che possono essere attribuzioni, coadiuvato anche da grandi studiosi. Oggi spesso, altro indizio che vi do, l'opera dietro il ventaglio rosso è stata sottoposta all'attenzione di uno dei più grandi studiosi della pittura veneta, vi do un altro indizio, veneta, quindi attenzione davvero a quella che sarà l'opera questa sera. In questo caso, cioè, poi sempre San Gerolamo è rappresentato appunto in veste di studioso nello studiolo o talvolta, come in questo caso, ha un aspetto penitente, trasandato dall'eremita appunto, che poi chiaramente come sappiamo trascorrerà un lungo periodo anche nel deserto, quindi il santo viene mostrato senza l'abito, con il galero cardinalizio buttato a terra, vediamolo davvero in quell'accensione cromatica rossa che è estremamente affascinante, simbolo proprio della sua rinuncia a quelli che sono gli onori, a quello che è il suo prestigio appunto di ecclesiastico, quindi rinuncia di fatto alle vesti. E lo vediamo appunto intento nella sua penitenza, quindi si percuote il petto con una pietra e rivolge lo sguardo al crocefisso. Estremamente profondo anche il senso di quel teschio appoggiato sulla roccia, una metafora, un simbolo chiaro proprio della vanitas. E qui c'è il leone appunto accovacciato al suo fianco, fedele compagno del santo, ricordiamo appunto che venne guarito dal santo stesso che togliendo una spina dalla zampa ne fece di fatto un suo compagno vitale proprio in tutte le sue raffigurazioni, sempre è presente il leone e grande fascino anche dal paesaggio posteriore. Gerolamo Muziano appunto è un pittore che attorno al 1560 entra a servizio di Ippolito d'Este, quindi ha veramente questo grande mecenate che portandolo nei grandi cantieri del Quirinale di Tivoli, di Villa d'Este, a Roma, gli diede la possibilità appunto di lasciare grandi episodi, grandi testimonianze di quello che è stato il suo excursus e quindi può essere ancora ricercato e visitato in questi contesti. E di fatto costituì anche per le successive generazioni di Tiziano, Annibale Carracci, Sebastiano del Piombo, un elemento con cui confrontarsi proprio per trarre spunto da questi modelli così arcaici che veramente hanno tracciato un grande solco. Olio su tavola, cornice in stile, opera che vi è presentata questa sera davvero. Io questo è un quadro che suggerirei a tante persone proprio per la sua bellezza, per la sua
completezza, per il suo significato, per il suo simbolismo. €4.800, davvero un prezzo incredibile per una tavola che misura 71 centimetri per 60. Bene, vedo con grande interesse del frenetico movimento sul retro, che sa un po' cosa andrà a succedere a breve. Attenti amici, attenzione, allacciate le cinture di sicurezza, si parte.
un'opera davvero incredibile questa, Paolo, vedo che anche tu. Ti ho lasciato modo di spaziare, come sempre, ti ho lasciato la possibilità di andare a indagare anche il tuo piacimento, quella che è la bellezza del dipinto. Devo dire davvero un'opera assolutamente unica per la qualità, per la dimensione. Guarda, magari Paolo si fa vedere un istante solo a scala umana cos'è davvero questo dipinto. Qui è chiaro che per farvelo vedere al meglio in un contesto di illuminazione corretto ci vorrebbe un salone che neanche noi ci possiamo permettere, soprattutto sarebbe stato opportuno creare forse uno spazio solo per questo dipinto. Noi abbiamo dedicato la parete più importante, la parete di misura più in grado di accogliere un'opera di tale bellezza. Siamo nel Cinquecento veneziano, siamo nell'entourage più stretto di Paolo Cagliari, detto il Veronese. Chiaramente, come tutti penso abbiano già immaginato, i nostri attenti e amanti della pittura veneziana, in particolar modo di quella del Cinquecento, quindi davvero un'opera estremamente affascinante da tantissimi punti di vista, quindi un'opera dall'impatto visivo assolutamente unico, sia per la dimensione ma soprattutto per la bellezza dei suoi colori, dei suoi panneggi, dei suoi dettagli. E che dire, questa è un'opera che io penso poche volte capiterà. Forse 10 anni fa abbiamo avuto un Bassano, se ci fossero l'ascolto l'amico Elvio e la gentilissima Elisabetta, hanno acquisito loro stessi un Bassano da museo, una cacciata dal tempio, ricordo ancora, questo era certamente l'ambito di Bassano. Questo è un pittore invece veronese che di fatto un po' riprende anche il Bassano. Se guardi là in alto a destra, Paolo, gentilmente, in quell'esposizione di Elemosiniere, è un classico proprio della cultura bassanesca e della pittura veneta di fatto, quella di inserire. Vedo che stanno fondendo i telefoni, se volete rispondere anche in di più, grazie, perché tutti è giusto che sappiano il prezzo. Non diremo il prezzo questa sera, così vediamo un attimo anche di stuzzicare il nostro pubblico, i nostri collezionisti. È laggiù, proprio laggiù, che c'è la cultura bassanesca, che di fatto siamo entrambi nella pittura veneta. È un quadro che davvero io consiglierei a chiunque. Questo bisognerebbe veramente forse fare dello spazio apposito, come lo era quel bellissimo Bassano. Questo è un'opera altrettanto importante e altrettanto profonda. Il soggetto chiaramente è quello della cena in casa del fariseo. Vediamo la Maddalena nell'immediato ai piedi di Gesù. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e, fermatasi dietro, si rannicchiò, piangendo ai piedi di lui, e cominciò a bagnargli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. Vangelo secondo Luca. Questo è il soggetto, questo è, diciamo, da dove viene tratta questa scena, chiaramente biblica, quindi c'è il richiamo a questa spiritualità. Ma io lo leggerei questa sera, amici, con voi, con grande attenzione. Vediamo addirittura, questa chiaramente stasera in televisione, forse anche per questa forte luce che sbatte contro, non è percepibile la profondità del dipinto, la sensibilità. Fermati lì Paolo, guardalo lì. Questo è un classico segno che giustamente la straordinaria persona che ha restaurato quest'opera ha voluto lasciare. Il pentimento del pittore. Tu guarda la mano, come è stata fortemente pensata e ripensata proprio nella sua... nel suo simbolismo, nella sua forza espressiva, e si intravede in maniera molto offuscata addirittura quello che forse era il disegno preparatorio che in corso d'opera è stato rivisitato. Questo chiaramente denota l'unicità dell'opera. Ma è il rascone veneziano che vi invito a guardare questa sera. Il rascone veneziano è la tela pura del Cinquecento, quindi questa è un'opera certamente da scrivere attorno al 1570-1580, non oltre, dove ancora viene usata questa grossa tela, molto grossolana, che però al tempo stesso
ha permesso di assorbire alla perfezione i colori e di conservare così di conseguenza in maniera impeccabile un'opera di tale dimensione, di tale bellezza. Vi assicuro, amici, ho seguito il restauro fatto magistralmente da uno straordinario professionista e di restauri, magari si potrebbe anche chiamare al telefono per farlo testimoniare, ma di grossi restauri nulla c'era, proprio perché questa forte tela innanzitutto era stata conservata, chiaramente appesa per decenni, per secoli, ma con questa materia così corposa, così ricca, così forte, si è conservata alla perfezione. Io vi inviterei questa sera, amici, a vedere anche questo quadro da un altro punto di vista, innanzitutto nella sua commistione tra le culture cattoliche e araba, perché se possiamo osservare con attenzione si vede appunto come questi uomini, chiaramente con il turbante, appartengono probabilmente alla cultura araba, quindi a una cultura che non è cristiana, e quindi è forse l'occasione per creare anche questo sposalizio di queste due culture, di queste due fedi cattoliche in questo insieme, in questo soggetto. La scena è calata veramente in un sapore che più cinquecentesco non si può, e allora entriamo nella Venezia del tempo, fedelmente rappresentata dalle sue portate, dai suoi costumi, dalle sue stoviglie, dalle sue tele stesse. Guardate davvero la bellezza anche dei tessuti, questo solamente sulla Maddalena, sul tappeto che è stato inserito addirittura sotto la tovaglia, sui calzari, sugli abiti, sui turbanti, sui gioielli, su tutti quei dettagli che questo pittore è andato a descrivere in maniera minuziosa, arricchendo di bellezza. Paolo, gentilmente vai solo sulla Maddalena un istante, perché io quella veramente vedo quella sorta di broccato, quella argento lumeggiato d'oro, quel rosso profondamente capito anche nella parte bassa. Questa è veramente una straordinaria interpretazione del tessuto, del suo materiale, della sua forza. E allora davvero è la possibilità di socchiudere forse gli occhi e guardare, tenere gli occhi socchiusi per una manciata di secondi e poi aprirli di scatto e respirare l'atmosfera di questa scena estremamente capita anche a livello spaziale. Guarda, Paolo, un'altra straordinaria intelligenza del pittore, di quel servitore in basso a destra. Tu se riesci a uscire un po' ora dalla Maddalena, vai pure. Ha interposto una figura a mezzo busto, rendendoci al tempo stesso spettatori alla finestra della scena. Vedi come è stata introdotta quella figura volutamente per creare una via intermedia fra noi spettatori e il quadro invece che si sviluppa al di là del porticato di queste due grandi colonne che vediamo sulla destra nella sua costruzione, nella sua proporzione con la colonna intera, e percepiamo parzialmente sulla sinistra questo altro dettaglio geniale di un grande pittore. Io, amici, con Federico circa penso una decina d'anni fa, poi magari se ci fosse lui anche testimoniale, poi sicuramente se non è un quadro che verrà alienato questa sera lo rivedrete domenica, perché questo meriterebbe forse quattro trasmissioni per essere preparato, e forse sono io forse più umile, chiaramente rispetto al mio fratello Federico, che ha decenni di esperienza e di studio alle spalle, per spiegarvi un quadro di questa bellezza, di questa unicità. Quelli, Paolo, sono i polli con i chiodi di garofano, quindi guarda che meraviglia anche questo servo che porta all'attenzione della grande tavola questa pietanza così caratteristica. Ho avuto piacere di visitare a Verona, di fronte chiaramente all'arena, al museo situato davanti all'arena di Verona, quindi alla piazza principale di Verona, la mostra dedicata a Paolo Veronese. E la materia, il sapore è quello in assoluto. Chiaro, se fosse un Paolo Veronese forse dovremmo chiedervi 2-3 milioni di euro, quindi non siamo certamente orientati a chiedervi quelle cifre, ma vi assicuro che questo è un pittore che ha lavorato nella sua bottega, quindi a breve andremo anche a cercare di circoscrivere la cerchia fra quelli che possono essere i 4 o i 5 soggetti principali. Questo è un pittore che sa plasmare la materia, che sa veramente regalarci un quadro pazzesco. La misura, Dario, datela pure anche al telefono. Sì, no, la cornice, mi chiedeva, la cornice è stata forse realizzata nell'Ottocento, ma devo dire che per un'opera del genere certamente non puoi mettere un listellino, si vuole un'opera scultorea, un'opera preziosa anche nell'intaglio.
è intagliata in legno, chiaramente, in una cornice del genere. Io penso che per farla ci vogliono i 4 i 5 mila euro solo per la cornice, perché con questi quattro motivi fogliacei... Abbiamo anche dei confronti. Adesso arrivo, Dario, un istante solo e siamo in confronti. I quattro motivi fogliacei sono quattro sculture, si guardi veramente come sono intagliati nel legno massello. Questa è veramente una cornice che creata appositamente per l'opera, forse per in uno spostamento, per essere collocata all'interno di un'abitazione, quindi per cercare di poterla anche inserire in maniera corretta all'interno di un grande spazio. Io sono basito di fronte a un'opera di tale bellezza, davvero. Guardate, vi invito a guardare con attenzione anche l'impatto cromatico, vivido e brillante, ma in particolare l'attenzione anche che questo pittore dedica ai singoli volti. Paolo, se vai nella parte alta c'è un altro servitore che non è escluso che sia sempre nel mezzo, no, sia di qui che di là. Io penso che non è escluso che ci sia anche l'autoritratto del pittore all'interno di quest'opera, perché quando fai un'opera con questa dedizione, con questa attenzione, è forte anche il rischio che il pittore stesso voglia in qualche modo identificarsi in qualche figura, magari minore, che non entra chiaramente a disturbare la scena principale, ma che vuol comparire proprio per testimoniare anche lui stesso quello che è stato lo sforzo per realizzare un quadro di questa dimensione. 212 centimetri per 3 metri, amici, attenzione alla misura, con cornice. La singola tela misura 180 per 267 centimetri, quindi stiamo parlando davvero di un'opera monumentale, di un'opera che per chi ne ha la possibilità è forse l'occasione unica in assoluto per riempire la grande parete o dedicare davvero, io per questo quadro smantellerei mezza casa, se ne avessi la possibilità ne farei davvero uno spazio assoluto. Allora Dario, io direi che a questo punto vediamo un attimo anche quelle che possono essere le ipotetiche attribuzioni. Di fatto ricordiamo appunto di come la brillantezza della tavolozza, la sensibilità della pennellata, l'eleganza delle figure così raffinate fossero elementi che il veronese riuscì a trasmettere anche a tutta la sua cerchia, alla sua bottega, ai suoi allievi. E allora possiamo citare in primis, magari Dario se mi segue puntualmente con i riferimenti, abbiamo modo di rivivere questo incredibile viaggio in questo pittore straordinario. Potremmo vedere magari un esempio del fratello Benedetto Cagliari, che è uno già dei primi possibili di autori dell'opera da identificare all'interno di questa tela, di questa grandissima tela. Quindi abbiamo un riferimento a Benedetto Cagliari. Abbiamo poi i figli, innanzitutto forse il più vicino è proprio il figlio, Carletto Cagliari. Abbiamo forse un'ultima cena, sempre anche di questo, altro pittore che ricorda fortemente, a grosse analogie con questi stilemi, questo modus operandi, questa voglia di descrivere. Dario, avanti con i riferimenti, grazie. Sono tutti impegnati i telefoni, allora vediamo appunto un'altra impostazione. Vediamo poi, volendo, Gabriele, l'altro figlio, quindi abbiamo Carletto e Gabriele, i due figli legittimi appunto di Paolo Veronese, quindi molto legati a lui, molto vicini anche a quella che è l'opera del grandissimo maestro, quindi a un passo dal padre, proprio perché cresciuti sin da piccoli nella sua bottega, con le sue volontà veramente di raccontarci una delle più belle Venezie nei costumi, negli abiti, nelle suppellettili, nei cibi. Interessantissimo Paolo, anche l'altro soggetto che andremo a breve a identificare nella parte alta a sinistra, che è un altro portatore con delle pietanze assolutamente uniche. Torniamo pure in diretta a Dario, gentilmente, perché poi andiamo a perdere forse quello che è il gusto della grande tela. E vediamolo lì, Paolo, io non so come tu possa fare a eliminare un po' leggermente il contrasto, non c'è modo veramente di fare. Queste potrebbero essere delle pietanze, delle lumache, dei cibi molto particolari, vedi che sono appoggiati sul piatto d'appoggio, interessantissima anche questa figura, come è bellissimo il cane, direi, nella parte in basso a sinistra. Grazie Paolo, tu spazi esattamente, poi chiaramente
Dovremmo dare una visione leggermente distorta del dipinto, ma avremo forse modo di capire la bellezza della sua materia, della sua trama, del suo craquelé. Questo è il craquelé, ecco, diciamo, facciamo capire anche gli amici. Guarda, forse qua Paolo è più percettibile sul bianco. Facciamo uno spaccato un attimo qui di quello che è il craquelé di quest'opera. Vai più finché riesci, Paolo, voglio vedere proprio la ragnatela. Questa è il, eccolo lì, fermo lì. Questo è il cretto del Cinquecento, amici. Quando avete dei dubbi se l'opera è originale o no, se volete avere anche degli strumenti per valutarla, il cretto è uno dei primi elementi da analizzare. Qui è un cretto parzialmente fuso a quella che è la spigatura della tela, perché proprio il rascone veneziano è questa tela. Io, amici, non so, siete moltissimi a chiamare, vedo Dario che con anche Giusefina, Carlotta stanno contribuendo, sono tutti ai telefoni per cercare di dare l'idea di quello che è anche il prezzo dell'opera. E vi assicuro, questo è un dipinto, amici, che non ha prezzo. Questa è un'opera che non ha un corrispettivo per dire: ah sì, ho visto un'opera simile, l'hanno venduta a 5, 6, 7, 8, 100, 50. Non c'è prezzo, qui non c'è un prezzo, qui c'è un'opera unica. C'è un capolavoro di la cerchia più stretta di Paolo Veronese, ve lo dice un analfabeta, ve lo dice uno che di arte non capisce nulla, chiedete chi volete, fate una fotografia, mi sposto, fate una fotografia al dipinto, sottoponetela voi all'attenzione di chi volete, provate a dirmi che è dell'Ottocento o del Settecento, poi però risponderò in altri termini. Deve essere un quadro del Cinquecento, in prima tela da urlo, un quadro pazzesco, un quadro che ci regala un pittore che sa giocare veramente con la materia, sa giocare con i colori, che va a inventare veramente una natura morta con questo panneggio dietro la colonna, che introduce questa figura all'interno del quadro per creare veramente questa mediazione fra lo spettatore e i protagonisti stessi del dipinto. Quindi un pittore estremamente intelligente anche a livello spaziale, a livello decorativo, a livello compositivo, quindi un pittore davvero unico. Amici, per il prezzo è on demand, quindi se non fate altro che comporre lo 02 29 52 90 57 e chiedere quanto costa l'opera in visione, e il nostro staff sarà pronto e desideroso di annunciarvi quella che è la richiesta per l'opera. Davanti a questa meraviglia aggiungiamo un altro. Eccolo qua, Paolo viene a vedere l'oggetto misterioso visto di lato, così abbiamo modo anche di far capire agli amici cosa possa essere. Non ce ne voglia il veronese, ma nelle nostre serate c'è anche indovina cosa. Quadro da non farsi sfuggire, amici, davvero un grande, grande quadro. Io non so se volete contare i colori, fai vedere un insieme ancora Paolo perché si capiscano le infinite risorse cromatiche di questo pittore. Poi c'è quel verde pazzesco, quel verde che è veramente il timbro di fabbrica della pittura veneziana del Settecento, come quel rosa violaceo, così capito, quei drappeggi che trovi presenti in tutti i più grandi maestri veneziani. Ci sono quell'abito in particolar modo, la Maddalena è uno degli abiti più rappresentati a Venezia, mi ricordo, in tutte le tavole anche che abbiamo avuto spesso nel 500, nel 400, c'è questo panneggio, proprio che chiaramente era realizzato con un filo dorato, quindi era un filo prezioso d'oro che veniva utilizzato per ricamare le vesti, per andare già a decorare con uno degli elementi più preziosi, quella che era già la bellezza dei tessuti, davvero un'opera monumentale. E allora io vi inviterei ancora a vederla per 5 secondi al silenzio assoluto. Paolo, se riesce a riuscire, e a regalare la migliore inquadratura che riesce a dare al nostro pubblico. Grazie.
Sì, Paolo. Allora, mi siete in tanti a dirci che di mandarvi delle fotografie, dovremmo spegnere lo studio. Purtroppo è un quadro che già così noi l'abbiamo praticamente lasciato per terra. Tu calcola, appeso apparente solo alla monumentalità dell'opera. Se già lo appendi alla sua altezza giusta, che è questa quantomeno, rimane a bocca aperta. Purtroppo più di così non si può piegare. Dovrei piegarlo molto di più, forse per farvelo percepire, ma non vorrei neanche accidentalmente tirare giù un'opera che devo dire che già in due persone si fa fatica a trasportare, perché la cornice è veramente in legno massello, quindi pesa l'ira di Dio. E da capire, ve lo garantisco, siete già in due molto vicini, avete già fatto delle proposte. Amici, è una cifra ragionevole, è una cifra per un dipinto grande la metà, per un dipinto così del 500 veneziano, con quei soldi compri questa parte, posso venderti questa parte. Qui vediamo un'opera di 3 metri, quindi attenzione alla misura davvero, perché è un'opera che quando non ci sarà più rimpiangeremo tutti, perché ha regalato una gioia sin dal primo minuto quando è entrata nella nostra ditta, nelle nostre strutture. Ce ne siamo immediatamente innamorati, e poi la gioia anche di capire la pulizia di come si sia conservata veramente per mezzo secolo, se non più, nella sua naturale freschezza, nella sua naturale bellezza. Quindi un quadro estremamente accattivante anche per l'occhio. Questo è un quadro che ti invita davvero a perderti ancora una volta nella natura morta, nei tessuti, nei suppellettili, nei paggetti o nei portatori di vivande che vediamo addirittura in quella figura centrale porgere un bicchiere pieno, quindi davvero una grande simbologia. È una spiritualità, io penso, sdrammatizzata, perché nella forza di questi colori, di questa dedizione ai tessuti, alle tovaglie, alla geometria, all'architettura, diventa davvero un altro sistema per approcciarsi al dipinto, proprio nella sua bellezza, nella sua estrema eleganza, nella sua straordinaria composizione ricca di ogni dettaglio. Allora, io direi che è giunto anche il momento che entri in scena il dottor Picco. Dottor Picco, venga qua davanti, perché alla fine questo è un dipinto praticamente a scala umana, quindi potremmo per un istante far parte anche noi di questa composizione. Magari, dottor Picco, lo mettiamo a fare il santo vicino a Cristo. Io sto più in qui, che sono commerciante nato, quindi onesto, ma non santo ovviamente. Allora, ancora al telefono, lo so, cosa devi fare Paolo? Ma è giusto, questa è un'opera che bisognerebbe star zitti e guardarla per mezz'ora. Non parlo più, guardate il quadro, guardate un istante ancora il quadro. Eccoci. Eccoci Picco, allora venga che rappresento il nostro pubblico questa sera davanti a questa grande opera. Vada di là, che è più alto di me, che così svetta col servitore alto. Una composizione davvero a scala umana. Sì. Numerose chiamate, numerose telefonate, grande interesse per quest'opera. Sarebbe bello riuscire a riportarla alle origini, quindi dagli amici di Verona, da Venezia, dove probabilmente è stata concepita per un grande palazzo. Lo abbiamo già fatto una volta, in nostra consegna. Siamo già stati a Venezia in battello, sarebbe bello portare la stessa persona, magari forse l'ascolto. Un viaggio incredibile, esatto. Con battello, è stata un'esperienza meravigliosa. Parola al dottor Picco, torno ai telefoni per i contributi. Ci illustri quello che vuole, tanto lei. Perfetto, va bene. Inizierei subito dalle due allora, moderne. Arrivederci più tardi. Bene. Buonasera a tutti, è un piacere avervi di nuovo in compagnia questa sera. Allora, questa sera presenterò alcune opere, due opere di arte moderna, opere di artisti iconici, non necessitano di presentazione, e poi andiamo anche su altre richieste, arte fiamminga e quant'altro, quindi un pezzo per volta.
Allora, vi presentiamo questa sera due multipli. Inizio già a dirvi di cosa parlerò, anche se Francesco ha già introdotto i due artisti. La prima è, allora, ho scelto innanzitutto, diciamo, due multipli, sono opere queste i cui esemplari originali arrivano a costare 130-140 mila euro. Ho preso due multipli, ma sono due multipli particolari in quanto, come poi Armand, che ne abbiamo venduti molti, tutti i multipli di Armand sono fatti a mano uno per uno, così anche questi. Un Dorazio, Piero Dorazio, interamente realizzato a mano con feltro tridimensionale, e poi un Getulio Alviani multiplo, uguale nella realizzazione agli altri originali, semplicemente però, perché viene fatto a mano con la smerigliatura della superficie d'alluminio, ma presentati come multipli. Ecco, questa è un po' la differenza. Il motivo per cui ho voluto scegliere queste due opere, proprio per la loro unicità, benché multipli, sono uniche in quanto sono tutte l'una diversa dall'altra. Allora, inizio a leggervi questo per le dimensioni e quant'altro. Allora, è un'opera realizzata nel 1974 da Piero Dorazio. Sappiamo che i reticoli partono dagli anni 60. Opera realizzata, ripeto, interamente a mano in feltro, senza titolo. Le dimensioni sono 103x167 con la cornice. Esemplare 68 di 75. Bella anche la cornice che la racchiude, in quanto amplifica poi la bellezza, la tridimensionalità dell'opera. Quanto Paolino guarda se riesce anche a filmarla di lato, è un'opera poi tridimensionale che esprime tutta quella che era la poetica di questo grande artista, una poetica che ha stimolato le parole di altri poeti, scrittori. Ecco, Piero Dorazio nasce a Roma nel 1927, insieme a Perilli, a Guarini, aprono poi una galleria, amico anche di Ettore Colla, di Alberto Burri. Ecco, quindi pensate voi in quel periodo la compagine di artisti che si incontrava, si conosceva e lavorava insieme nei vari atelier nella Roma del periodo, che è stata poi uno degli ambienti più prolifici per gli artisti degli anni 50 e 60. Ecco, pensate le parole, parlavo prima di poeti, le parole di Ungaretti nel descrivere l'opera di Dorazio. In quei suoi tessuti, o meglio membrane, di pittura uniforme e intrecciata di fili diversi di colore, di raggi di colore, s'aprono, dentro fitti favi, gli alveoli custoditi di pupille pregne di luce. Così uno può scernare il miele delle ore. Ecco, queste le parole di Giuseppe Ungaretti nel presentare questa pittura che un po' preannuncia quelle linee di forza futuriste, il cubismo, il concretismo. Ecco, noi sappiamo poi negli anni 60 i famosi reticoli, nel 64-65 circa, eleganza e intelligenza formale. Unite poi queste con una sapienza cromatica che solo Dorazio poteva concepire. Voi conoscete anche tutti i famosi reticoli, introvabili sul mercato, insomma hanno raggiunto quotazioni altissime. Ecco, questa noi vi presentiamo quello che forse è un po' la genesi, la continuazione di quell'intreccio di colori. Ecco, qui dispiegate in una linearità concreta, che era poi la base della poetica di Dorazio. Sono tutte linee di feltro, variamente tagliate, e apposte, incollate sul panno di feltro sottostante. Quei panni di feltro di cui proprio io anche in maniera più semplice, lineare, lo stesso Agnetti creerà e lavorerà poi più o meno nello stesso periodo. Ma è proprio la sapienza cromatica, coloristica di Dorazio che fa da padrone in questa opera.
a 3.200 euro, il prezzo di listino è 3.200 euro, telefonate per tutte le altre informazioni, solo 75 esemplari, quindi stiamo parlando di un multiplo a 75 esemplari. Bene, abbiamo avuto alcune chiamate su questo, poi pensateci, siamo qui per discutere, quindi l'architetto e le linee telefoniche, telefonate per chiedere e vi daremo tutte le informazioni necessarie. Adesso un'altra opera, sempre multiplo, Getulio Alviani, allo stesso prezzo, 3.200 euro. Getulio Alviani è stato anche uno dei grandi rappresentanti dell'arte programmatica, dell'arte gestaltica. Tra l'altro uno di quegli artisti che ha avuto l'appoggio indiscusso di Giulio Carlo Argan. Ecco, la particolarità appunto di Getulio Alviani sono queste geometrie, geometrie elementari, che lui cerca di spiegare attraverso un'indagine su questi materiali, i nuovi materiali del tempo. Queste sono fasce di alluminio lavorate poi come lui faceva per gli esemplari unici, cose che costano poi 120, dai 90 ai 120, 150 mila euro. Ovvero prendeva, sono tutte lastre unite, cosa faceva? Prendeva queste lastre di alluminio, le lavorava con delle frese, dando poi, a seconda del verso di fresatura, questa lavorazione. Spesso, a volte, era anche convessa, concava, dava dei disegni particolari, e anche questa poi man mano muovendo, sono opere alla fine poi forse sfocia anche nel cinetico, in quanto muovendosi, poi vedere un po' cosa. Di cosa? Allora, Getulio Alviani, qua. È del 1960, allora nasce Udine? Allora, sì, prego. Allora, questa dunque, sono interessati. Allora, se vuole poi vengo io al telefono, se c'è bisogno. Ah, dell'opera. Di che anno è? C'è bisogno. Allora, aspetta, prendiamo il listino. Tra l'anno e specifico dell'opera. Ok, adesso glielo dico subito. Dov'è? Un attimo solo, eh. Allora, abbiamo i nostri clienti al telefono. Allora, adesso diamo tutte le informazioni. Allora, questo. Sì, Nilo pure va bene così. Deve essere anni 80. Anni 80, dice. Ecco, adesso vediamo intanto. Abbiamo. Sì, certo, facciamo così. Siamo in diretta, adesso poi vi daremo tutte le informazioni. Ecco. Tra l'altro, 100 esemplari per l'opera che stiamo facendo vedere in questo momento. Questo è l'esemplare 46 di 100, e alluminio satinato. Le dimensioni sono 64 per 64 centimetri. Ecco, voi vedete, girando poi attorno all'opera. Tanto è un'opera questa anche che comunica con quella che è l'ambiente circostante. Noi prima avevamo questo telo rosso che ricopriva l'opera del Veronese e prendeva queste sfumature rosate. È un'opera poi alla fine che comunica. Si è parlato di opera anche di arte cinetica, in quanto con l'arte cinetica l'opera comunica con quello che è l'ambiente circostante. Ecco, questo è un quasi un precursore di quell'arte, a 3.200 euro. Anche questa poi la cornice dietro, io vi faccio vedere anche quella che è la sul retro, la ecco, questa è la targa, tutte e due le opere hanno le targhe e sono firmate dall'artista sul retro. E si vede un po' poco la firma.
Ok, ecco. Alviani, questa è la firma. Poi conosciuta anche la rivalità che lo stesso Alviani aveva con la Accardi. Ecco, 3.200 euro per quest'opera, lavorata alla stessa maniera degli esemplari unici. Poi queste erano le cose anche che facevano gli artisti, un po'. Sono anche gli anni in cui l'arte diventa più democratica e per poterla permettere a tutti si faceva anche così. Alla fine l'Alviani lavorava alla stessa maniera, poi queste erano messe come multiple, ovviamente sono tutti l'uno diverso dall'altro perché ogni lastra è lavorata a mano e poi venivano messe sul mercato come multipli per questi motivi, ma la lavorazione e l'effetto è lo stesso a 3.200 euro. Sì, le lastre sono lavorate satinate e seguono tutte una direzione. Esatto. Sì, no, è proprio, cioè, la lastra è sempre la stessa, uguale, ma la lavorazione e la fresatura dava poi una diversa colorazione, una diversa rifrazione della luce sull'alluminio e quindi sembra quasi diversa, colorata diversamente. Il resto è l'alluminio lucidato semplice, come era la lastra. Ecco, intanto stanno suonando. Bene, allora lasciamo pensare un attimo i nostri collezionisti, poi dopo vediamo un attimo come procede la serata. Sì, Paolino, direi di... Adesso magari, allora, aspettiamo che c'è qualcuno al telefono, se no ho saputo che c'è stata una richiesta per le icone. Sì, andiamo subito sul Dorazio. Ah, ok. Se puoi andare sul Dorazio, sì. Allora, prendiamo anche il metro, grazie a questo qua, ecco, 84 per 118 le dimensioni dell'opera, 1974 l'anno di realizzazione. Allora, io voglio farvi vedere anche la firma di Dorazio sul retro. Sto cercando solo di farlo stare. Non mi sta. Era sovrapposizione. Esatto, sì, fatta a mano. Ogni esemplare è singolo. Scritta a mano di Piero Dorazio, firmato con la numerazione. Si vede? Chiedo se sono feltri colorati a mano o feltri colorati. Questi sono feltri che erano già colorati. Sì, lui li faceva direttamente lui, ma erano già feltri presi, colorati. Abbiamo la pubblicazione? Legata? Questo no, probabilmente sono sul catalogo, ma sono solo 100 esemplari, 75 esemplari che lui ha fatto. Sì, no, a 3.200. Sì. No, la pubblicazione non c'è. No, su questi devo vedere sul catalogo se sicuramente questi sono stati magari pubblicati. Verifichiamo, ma probabilmente sul catalogo generale la serie di multipli che ha fatto è stata pubblicata, anche perché sono serie molto, molto, molto limitate. Serie molto limitate di 75 esemplari. Ecco, questo lo verificheremo tra poco. Il fondo è ovviamente il feltro semplice, ripeto, gli stessi che utilizzava anche Agnetti. Ecco, giusto per fare anche dei collegamenti. Tutti questi feltri ovviamente erano presi, ritagliati a mano dallo stesso Dorazio, dal suo studio, in esemplari da solo 75 multipli. Questo è il numero 68, se non ricordo male. Ovviamente vediamo anche sul fondo, guardate, le linee a matita che indicavano la disposizione o le distanze dei feltri. Questo per dirvi che nonostante fossero multipli, lo stesso Dorazio interveniva, lavorava, curava direttamente la disposizione, per cui sono multipli l'uno diverso dall'altro, 3.200 euro. Ecco. Torniamo pure, va bene, allora possiamo far vedere allora le icone richieste
poco fa. Paolino, te le porto direttamente. Allora, sì, le mettiamo direttamente lì, così. Allora. Dunque, questa è... signor Ambretta, ecco, questa è quella che consiglio. La Vergine di Kazan ha tutta una sua storia, siamo nell'Ottocento. Gliela faccio anche vedere. Ecco. La Vergine di Kazan, prezzo è 1200 euro. Ovviamente tutta decorata, fondo oro, decorata a punteruolo e rotella, interamente punzonata. Guardate anche la decorazione del manto. Ecco, la Vergine di Kazan era, pensate, durante il matrimonio, proprio nelle terre di Kazan, veniva fatta entrare in casa prima degli sposi, proprio perché era la Vergine che stava a protezione della casa. Quindi un buon auspicio, veniva quindi regalata anche in principal modo ai matrimoni, ed era la Vergine proprio di protezione, col Cristo benedicente, il Cristo bambino benedicente, ed era la Vergine venerata fin dal Medioevo, fin dal primo Medioevo. Vediamo questi caratteri un po' bizantini, questi caratteri molto medievali, ancora molto arcaici. Ovviamente su tavola, questi vabbè, sono i nostri timbri, a 1200 euro. Ecco, ecco, vedete quella che è la il viso, il volto. Sì, certo. Allora, Paolino, fai pure vedere l'altra... che è appoggiata sulla sedia. Ecco, questa è a 1300 euro. Questa necessita di una... Ah, ok, la mettiamo un po' più bassa. Questa ha l'intera cornice bordatura lavorata in foglia d'argento sbalzo. Questa è leggermente precedente rispetto all'altra, vediamo la Vergine, riccamente decorata. Questa è col bambino che sta proprio nel tondo. Allora, la giro. Perfetto, ok, così. Sempre su tavola. Guardate poi gli angeli, i cherubini, che stanno sulle due mani della Vergine. Anche qui notiamo poi quei tratti bizantineggianti che sono poi tipici dell'arte russa del periodo. 1300 euro questa, 1200 euro l'icona con la Vergine di Kazan. Ecco, questa direi che necessita di una pulitura. Abbiamo delle novità dalla regia? Bene, allora passiamo pure adesso. Ah, bene, 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 bene. Quale delle due? Quella grande, Madonna Bambino. Ok, perfetto. Ringraziamo, vabbè, campanello, suoniamo. Immagino, no, non alla signora di Roma, vero? No, ecco, sì. Avevamo due in ascolto. Bene. Grazie. Allora, questa la do lei, l'altra la lasciamo lì, casomai poi... ci fosse... No, non ancora. Allora, sì. Facciamo, va bene, mettiamo... Allora, vediamo ancora le ultime due icone disponibili per la sera. Casomai la signora Ambretta poi... Allora, vediamo. Il Cristo Pantocratore,
Preferisci che te le lasci così, Paolo? Perfetto. Questa con il Cristo Pantocratore. Ovviamente tutte russe, siamo 1800-1850, a 1900 euro. Con i quattro santi, Cristo, il carattere in cirillico, di particolare finezza, e poi icona della Vergine con Cristo e Donatore, sempre questa anche a 1900 euro. Abbiamo avuto delle richieste sì, specifiche per queste icone. Ringrazio ancora Bruno e Tiziana per... insomma, che vedrò poi sabato. Hanno preso una splendida terracotta e un crocifisso in avorio. Ci vediamo poi questo sabato, Bruno e Tiziana. Ecco, qua vediamo il donatore sul lato. Bene, Dario, c'è andiamo. Richiesta per perfetto. Fare per i suoi denti. Bene, allora, andiamo al numero 10 e vediamo per i fiamminghi. Intanto, per qualsiasi informazione telefonate pure in regia. Allora, iniziare subito dal... prendiamo il più piccolo, Paolino. A 3.600 euro. Per la prima volta io vi dico il prezzo, prima ancora di parlare dell'opera. Opera incredibile per quanto riguarda il sentimento, l'emotività che sprigiona Questa scena al lume di candela. Siamo nel 1600 fiammingo, siamo nell'ambito di Gottfried Schalken, a cui addirittura Joseph Sheridan Le Fanu aveva dedicato un racconto dell'orrore di quelli che uscivano sulla rivista The Weird Tales, in America pubblicati, ed era proprio centrato su quell'effetto notturno così intimo suscitato da un dipinto del grande maestro fiammingo, che poi già all'epoca, nell'Ottocento, era nelle collezioni addirittura americane e quant'altro. Le sue erano tra le opere più richieste, addirittura esportate in Italia all'epoca. Noi sappiamo che tutto il filone dei fiamminghi che dipingevano appunto su questi chiari, del lume di candela, erano particolarmente ricercati, quasi sull'eco del caravaggismo italiano. È così che abbiamo il grande Von Hontors, di cui abbiamo presentato un'opera originale alcuni mesi fa. Abbiamo poi anche Georges Delatour, di cui c'è stata una mostra a Milano l'anno scorso. Ecco, le grandi opere che hanno suscitato il sentimento, l'emozione tra i collezionisti. Ecco, questa è una scena particolare, siamo nell'ambito di Gottfried Schalken, nato nel 1643 e attivo all'AIA fino al 1706, 98x73, olio su tela. Ecco, 3.600 euro. Vediamo questa anziana signora che tiene la candela, sostiene la candela, probabilmente al marito, che con i tipici occhiali onnipresenti nelle pitture, nella ritrattistica fiamminga, legge un manoscritto. Ora non c'è dato sapere che cosa stiano leggendo, probabilmente un libro d'oro, la Bibbia, un libro di preghiera, con un uomo appoggiato alla sua spalla. Quindi un'aura di mistero su cosa sta leggendo, su cosa stiano facendo, sul fatto anche della presenza femminile che tiene questa candela e che illumina solamente i volti. I volti emergono dalla tela semplicemente grazie ai bagliori che la candela riflette sui loro volti. Colori caldi, totalmente realizzato con le terre, il tipico rosso che abbiamo anche visto nei quadri di Von Hontorst a 3.600 euro.
tra l'altro lo stesso Gottfried Schalken è esposto al National Gallery, al Louvre, all'Alte Pinakothek di Monaco di Baviera, all'AIA, alla Gemäldegalerie di Dresda, di Berlino. È uno di quei pittori che maggiormente suscitato, ecco, un po', riflette un po', Paolino, forse andrebbe poi... Allora, io ve lo faccio, prima di passare all'Alto Fiammingo, magari lo stacco e ve lo faccio vedere anche... riflesso, questo poi è un dipinto che andrebbe leggermente pulito per far risaltare i colori. Ecco, adesso vedete, sì, non riflette più, ecco, tutta un'altra vita. Guardate poi le orecchie della vecchia, l'orecchino che pende, i tessuti, l'epidermine quasi rilassata data l'anzianità, guardate i tipici colletti dei vestiti fiamminghi e poi quegli occhiali sul volto dell'anziano signore. Gli occhiali sono stati un'invenzione del tutto italiana, ma raramente rappresentati nella pittorica del nostro paese, in quanto erano più ad appannaggio di uno Stato che forse ha avuto un suo rinascimento leggermente prima del nostro, che vedeva, aveva già capito all'epoca l'importanza della scienza, l'importanza della scoperta. Le Fiandre sono sempre state, buongiorno direttore, sono sempre state anni luce avanti noi. Si parla infatti di rinascimento fiammingo ancora prima di quello italiano, e allora un motivo c'è. Forse non c'era nelle Fiandre quella paura, quell'oppressione che la Chiesa ancora in Italia faceva sentire. Ecco, i fiamminghi si sono liberati prima di questo peso, se così vogliamo dire, nel campo artistico. Ecco, osservate poi in ultimo il copricapo dell'anziana signora. Dietro vediamo un tempio, le colonne, il colonnato di un tempio. Ah, scusa, grazie Paolino. E proprio come l'ultimo Caravaggio del periodo, le figure emergono dal fondo, emergono da un fondo scuro in cui si intravede ancora la forma del cappello, un po' di ambientazione, le mani che spariscono nell'oscurità. Ecco, un'atmosfera intimistica, propria dei quadri al lume di candela a 3.600 euro. Voi allora adesso questo immaginatevelo con una cornice, o quelle tipicamente fiamminghe in legno scuro, o con una cornice dorata antica, pensate all'effetto che può fare, una finestra, diventa una finestra questo quadro. Un antro di meditazione, un antro in cui il mistero, il raccoglimento fanno da padroni. E poi ci sono tutti quelli che sono i dettami, le caratteristiche dell'arte fiamminga. Beh, passerei allora adesso a vedere, prima di far entrare l'architetto in scena, al numero 10. Siamo nella cerchia di David Tenier il Giovane, nato ad Anversa nel 1610, attivo fino al 1690 a Bruxelles, ed è stato... Allora, questa innanzitutto è una delle opere più iconiche dell'artista, rappresentata, già riprodotta più volte dallo stesso artista e dalla sua bottega. Infatti qui siamo nella cerchia ambito o bottega, data la fattura. Io vorrei solamente farvi, come avevo già fatto soffermare Fausto alcune settimane fa su due quadri fiamminghi che ho presi, l'ho fatto soffermare su quella che era la bellezza, l'importanza del pennello che aveva disegnato le figure, le verdure, gli ortaggi in una cucina fiamminga. Ecco, io adesso guardate il volto di questo bravo Paolino, ho scelto proprio un particolare giusto, guardate quell'occhio che riprende poi quell'iperrealismo ottocentesco, anche, guardate, quasi liquido, la perfezione, la profondità, e guardate anche questo sguardo un po' rovesciato all'indietro, ebbro dei fumi, lo so, è un controsenso quello che vi sto dicendo, ebro si dice del vino, di cui vediamo anche le brocche, ma questo è, tra l'altro, è particolare anche
Questo quadro ha tutta una storia, nel senso è stato riprodotto, vi faremo vedere tra poco. Direttore, aspetti, perché poi dobbiamo parlare un attimo. Questo quadro ha tutta una storia, infatti il tabacco, è da poco che il tabacco è iniziato, dopo la scoperta dell'America, a arrivare nelle Fiandre, e già subito il popolo si divide in due fazioni: chi è a favore del tabacco perché crede in lui, vede in lui delle proprietà curative, e chi invece già lo vede come un vizio e lo condanna. Ciò nonostante è tipico dei quadri fiamminghi. I fiamminghi cosa dipingevano? Soldi, tabacco, taverne e commercio, ciò che ha fatto diventare grandi le Fiandre in quel periodo, che l'ha fatta poi andare avanti, che l'ha fatta, ha permesso loro di sorpassare tutta, sia a livello politico, a livello finanziario, tutta la compagine degli stati attorno. Le pipe, queste pipe, poi voi se andate ai mercatini in Belgio, Olanda o altro, le trovate ancora, sono le tipiche pipe in argilla bianca del 600. E vediamo allora la naturalezza anche in questo quadro, prima di soffermarsi poi sui capelli, sui peli della barba, tipici poi dell'arte fiamminga, che ritroveremo poi nel 600, tardo 600 in Olanda, anche sul grande Christian Seybold, che prende le mosse da questo ed è uno dei più grandi iperrealisti dell'epoca d'oro olandese fiamminga. Ecco, abbiamo in questo quadro anche un realismo di gesti, di gestualità. La pipa, al contrario, che sta perdendo ancora la brace, e il fiammifero che l'ha appena accesa. Lo sguardo attento, così perso nel vuoto, di questo uomo, il cui unico interesse al momento è quello di accendere questa pipa. Sul retro altre due persone che osservano. Abbiamo il tipico ritratto un po' caricaturale di un uomo che osserva la scena, divertito, con le mani, sta tenendo qualcosa, sta snodando uno straccio, il bicchiere di vino, le tipiche botti fiamminga, sta pulendo, grazie, bene, si vede in telecamera, sta pulendo la pipa col mignolo. Ecco, poi il resto della taverna, un focolare acceso e altri uomini che bevono. Sono poi originali, tipiche del periodo, le stoviglie, le brocche in gres che voi vedete, che poi si vedevano, guardate poi le sfumature, la brace qua, i tizzoni ardenti anche, che venivano utilizzati insieme ai fiammiferi per accendere quelle tipiche pipe povere, da taverna, da gente comune. Ma è proprio la borghesia mercantile del tempo che richiede questa ritrattistica, quindi diminuiscono un po' le palle d'altare, i grandi formati, a favore di un formato più piccolo, che poteva essere anche commercializzato e portato altrove. D'altronde tutte le città fiamminghe avevano un commercio fiorente, specialmente quelle poste sui porti. Allora, adesso diamo anche dimensioni e prezzo di quest'opera. Siamo nell'ambito di David Tenier. Tra l'altro lo stesso è stato riprodotto da numerosissimi incisori già alla corte dei reali francesi. Abbiamo anche, poi se sarete interessati vi faremo vedere poi le varie incisioni di questo, che sono anche esposte alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. Ecco. Allora, per questo, allora, 132 per 108 le dimensioni a 7.500 euro. Siamo nella seconda metà del 600, cerchia ambito di David Tenier il Giovane, che tra l'altro era stato uno dei pittori più colti della sua epoca, era anche stato il curatore di tutta la collezione di Rodolfo II d'Asburgo, collezione che poi è confluita nel nucleo centrale del Kunsthistorisches di Vienna. Ecco, questo dobbiamo anche a David Tenier il Giovane i primi ritratti, le prime quadrerie, i nascenti musei dell'epoca. Ecco, 7.500 euro, voi potete portare a casa un'opera contemporanea del grande David Tenier, uscita probabilmente dal suo studio, in quanto numerose sono le produzioni. Conosciamo più di 2.000 opere di David Tenier il Giovane, alcune autografe, molte no. Ecco, quindi questa può essere uscita, vista la datazione, poi dopo vi daremo tutti gli elementi a supporto di questo, direttamente dalla sua bottega, dalla sua cerchia. Sono opere del 600 coeve all'artista,
quindi conosciamo più di 2000 opere, 4-5 opere uguali a questa direttamente firmate da mano di Tenier, in quanto questa è stata uno dei ritratti di taverna più iconici di questo grande artista, che ha saputo rappresentare la realtà, la vita delle Fiandre nei suoi aspetti più alti, più bassi, più nobili, più poveri, ma tutti che riflettevano quella borghesia che ha fatto delle Fiandre uno degli stati più ricchi, potenti, che hanno permesso appunto di avere quel rinascimento, prima ancora di quello italiano, e di sfatare quelle credenze, le superstizioni, che per lungo tempo, specialmente nella bassa Europa, in Italia, hanno in un certo qual modo anche limitato la produzione, il soggetto, il tema della produzione artistica, a 7.500 euro. Allora, l'architetto, se è pronto, insomma, possiamo andarlo a prendere. Abbiamo ancora numerose opere da presentare questa sera, quindi io tornerei, andrei a prenderlo poi davanti al museale dipinto dell'ambito di Paolo Cagliari, detto il Veronese. Forse sì, rimanderemo poi magari una musica tra poco, in quanto è un'opera che necessita di una visione a sé stante, in silenzio, un'opera che deve essere ammirata, che parla da sé. Di nuovo, io prima di andare a prendere l'architetto vorrei soffermarvi su quelle che sono le sfumature della tovaglia, questo realismo, il sentimento che pervade l'azione, che solo un grande maestro come Paolo Cagliari sapeva rendere, e che noi questa sera siamo orgogliosi di potervi presentare ad un prezzo incredibile. Telefonate per sapere tutti i dettagli, 212 per 3 metri la dimensione di questo dipinto. Quadro pazzesco, Dario, davvero. E lo lascio a lei. Hanno capito. c'è al telefono un collezionista per il numero 12. Così bene, adesso vediamo. Per le sue mansioni. Certo. A dopo, e grazie per averci seguito. Siamo ancora qua fino alle ore 24. Grande serata, altri nuovi ospiti vedo con piacere, due giovanissimi collezionisti, Gabriele e Cristiana, benvenuti anche a voi. C'è interesse per il grande quadro dipinto, capisco la dimensione è quella che è, amici, però l'opportunità è una nella vita. Fate voi i vostri calcoli, io non insisto, poi mi direte, venite a vederlo, quantomeno venite a vederlo in negozio, perché vedete veramente un dipinto unico. Allora, per gli angeli, chiedeva la signora. Signora, sono rarissimi, perché sono due cornucoppie di questa misura, sono due gioiellini queste, come comprare due bijou. Ve li faccio vedere illuminati, davvero. Io ho mai avuto il piacere di vedere due sculture di questa iconografia in questa dimensione. Io li ritengo estremamente rari proprio per la dimensione. Cornucoppie della fine del 600, a cavallo di secolo, fra la fine del 600 e inizi decenni del 700, così li abbiamo trovati, così li proponiamo, perché alla fine possono diventare anche una risorsa per poter illuminare un dipinto, possono essere interpretati a comodino. Chi non desidera dormire tra gli angeli? Questi collocati sul comodino sono una grande opportunità. Sono l'ideale proprio per andare a fare un compendium con un dipinto sopra un arredo, sono perfetti per un cassettone, quindi sono davvero due sculture molto preziose, molto rare. Vediamo come il corno, come tutta la scultura rinascimentale viene interpretato proprio ad andare a salire attorno alla figura come un serpente, quindi lo vediamo spaziare dalla parte del braccio, passa sulla schiena, risale. Poi è impreziosito anche dall'elemento vegetale, quindi come un elemento di decoro e di arredo. 2.800 euro la richiesta per il pendant di sculture, e vi dico, non so quando mai avremo l'occasione di riproporle. Nel mentre, allora, Paolo, facciamo vedere la novità entrata. Questo è un quadro dal fascino manzoniano, ricorda davvero la pace, la quiete di questo scorcio lacustre. Probabilmente siamo sul Lago Maggiore, come anche il Cartiglio va a testimoniare, quindi è un pittore che certamente è operoso in quel contesto in plein air, e allora ci vuole descrivere questa atmosfera veramente pacata dove l'architettura si specchia
in queste limpide acque del lago, in questo caso un lago certamente in una giornata estiva, in una giornata particolarmente serena, quindi abbiamo la possibilità di leggere in maniera speculare tutto quello che è il profilo dell'edificato, delle montagne stesse che si specchiano in questo gioco infinito di riflessi all'interno della superficie lacustre, la bellezza del pino marittimo, quindi questo è veramente un dipinto da contemplare, il classico dipinto che può piacere, vedo anche i giovani collezionisti che stanno sgranando gli occhi di sul retro, giustamente, è un quadro da indagare anche qui, non in dettaglio, la bellezza di questi pittori è quella di dipingere en plein air, quindi voler fotografare, immortalare proprio l'istante, l'attimo in cui questa scena è rappresentata e scattata, vediamo davvero una grande profondità architettonica. Lo stesso dottor Bruno ci aveva suggerito proprio lo scorcio con quell'isola che dovrebbe essere un monastero di clausura, quindi per le suore di clausura, quadro estremamente decorativo e affascinante proprio nella sua rappresentazione e nello spirito romantico, quindi nello spirito romantico la grande importanza che viene data al paesaggio, alla natura, alla vegetazione e le figurine che vediamo essere inserite, protagoniste qua e là proprio di questo grande spettacolo, di questa grande scenografia. Qualità-prezzo estremamente avvincente anche in questo caso, amici, perché anche qui la proposta che vi riserviamo è veramente un'opportunità che per chi capisce l'opera, questo è un quadro ideale per la montagna, per una seconda casa, un quadro che regala a 3.800 euro la grande opportunità, pittore firmato, quindi Schimpf, firmato e datato 1861, opera che misura con cornice 79x108 centimetri. Attenzione anche qui alla qualità prezzo. Dottor Picco, sul retro lei, visto che fa un po' l'equilibrista con i dipinti questa sera, perché mi ha lasciato il fiammingo con un soffio di vento, sarebbe cascato, in tal caso opera, com'è che è? Chi rompe paga, i cocci sono i suoi, le farò una cornice di favore. Le farò una cornice di favore, è un gran quadro quello, poi lei è particolarmente attento e sensibile alla cultura fiamminga. Panoramica generale, Paolo, direi che è opportuno a quest'ora. Manca 10 alle 11, quindi avete ancora circa un'oretta, amici, non addormentatevi perché ci sono ancora tante possibilità per chi ama il moderno, il contemporaneo, il design, questa sera il déco, per chi volesse anche solo indovinare l'oggetto misterioso della serata, eccolo qua, la vostra attenzione, Paolo, fai veloce, eh? Sergio e Gabriella, vi lascio ancora l'ultimo colpo in canna, dopodiché siete a tre. Vedete, sono le mie mani però, Paolo, è piccolo questo, è difficile, è piccolo, come te lo devo mettere? Perché sia... Va bene, così, si vede? Bene, aspetta, mettiamolo così. Bene. Facciamo una lezione di equilibrismo, che bravo. Cos'è? Cos'è? Chi lo sa cos'è? Non si può dire, chi indovina vince un premio. E ci sono una coppia di amici... che saluto dei carissimi amici Sergio e Gabriella, che non ne sbagliano uno, che stasera ho calato la trappola cattiva. Se no, sono più gli omaggi che le consegne. Non è un profumo, Paolo. Tu sei già la prima opportunità che spari questa sera. Abbiamo indovinato anche il Paolo, e poi lui ha offerto una cena, quindi... Va bene. Allora, facciamo una breve carrellata finale di tutta quella che è la nostra panoramica di questa sera, perché è giusto che abbiate anche un'idea di quella che è l'offerta generale. Abbiamo presentato, in realtà non abbiamo neanche accennato, ma magari presenteremo in seguito, a 7.000 euro questo seguace di Giovan Pietro Rizzoli, detto il Gian Pietrino, pittore leonardesco che già abbiamo avuto il piacere di incontrare nell'arco delle nostre serate, anche con gli All Master, con Federico, quindi un pittore che ci ha sempre influenzato proprio nel suo... ci ha sempre affascinato, scusate, nella sua influenza leonardesca, nella sua dolcezza tipica proprio di questa cultura di matrice lombarda, quindi un quadro estremamente caloroso anche qui nella composizione, probabilmente realizzato anche in questo caso per una devozione privata, quindi per una committenza che voleva da un grande prototipo, da una grande opera avere comunque un qualcosa che ricordasse questa esperienza visiva all'interno della propria abitazione, quindi un quadro certamente molto interessante. Olio su tavola 84x67 centimetri. Facciamo vedere il Trumeau aperto questa sera, che ancora abbiamo avuto il piacere di presentarlo con tutto il suo cabaret, è stato arricchito
di ogni dettaglio. Se ci fosse qualcun altro poi desideroso qui di chiedere qualche dettaglio delle sculture, non fa altro che comporre lo 02 29 52 90 57. Museale davvero lo scarabattolo interno. Guarda che bello anche questo dettaglio del portacarte a scomparsa. Vedi un po', guarda che meraviglia. Tutti gli interni d'abete, legno di noce, lastronato, cassettiera mossa in maniera davvero sublime, perché questa è di fatto quell'influenza anglosassone che nella parte di Toscana, dove c'è Livorno, dove ci sono appunto quei porti di interesse commerciale, quindi per gli scambi con la Manica, con tutti quei paesi nordici, arrivò di fatto l'influenza inglese. E allora abbiamo questi episodi veramente rari, estremamente piacevoli, proprio perché riuscire a creare questa proporzione geometrica molto slanciata, molto elegante, e la ricchezza interna invece dello scarabattolo e dell'alzata così unici e così capaci anche di poter diventare la possibilità di fornire una grande esposizione, quindi l'ideale per un collezionista di avorio, di ceramiche, di qualsiasi, di argenti, perché non ha di qualsiasi prezioso si voglia esporre. 12.000 euro, arredo intatto, immacolato, è arrivato l'altro giorno da una prestigiosissima casa umbra ed è alla vostra disposizione. Abbiamo poi altro dipinto che vedo già Dario mi diceva che probabilmente c'è un'amica molto interessata, è un olio su tavola anche questo, signora, veramente. Poi qui probabilmente questa sera con le luci non tutte le opere hanno avuto la giusta visione sullo schermo, proprio perché riflettono la nostra luce, la nostra strutturata, andrebbero messe più basse, Paolo, hai ragione, ma poi saremmo in terra a spiegarla anche noi, quindi è un po' un dilemma da risolvere. Poi nelle fiere questo viene tutto risolto perché abbiamo altri spazi. La richiesta è quella di 4.800 euro, siamo nella cerchia di Gerolamo Muziano e la tavola misura 87x70. Al numero 3 c'è un altro quadro molto interessante, amici, questo vi invito a guardarlo con grande attenzione, attribuito a Gregorio Preti, ma non è escluso che si possa arrivare anche probabilmente a un pittore più preciso, comunque sia io lo sottolineo enormemente proprio per la sua capacità assolutamente unica di interpretare questa luce caravaggesca che va ulteriormente a enfatizzare la forza, l'espressività di questo volto, di questa barba, di questa spalla veramente capita in ogni dettaglio, nella sua muscolatura, della forza del braccio che viene disegnato proprio come protagonista del dipinto stesso, tagliando quasi tutta la tela in orizzontale, quindi un quadro estremamente interessante proprio in questo suo pathos, in questa sua forza espressiva, nata chiaramente da una forte influenza caravaggesca, ma rivisitata anche in maniera forse più disinvolta. Vediamo anche questa barba come più spumosa, di fatto come vuole andare ad essere descritta in ogni sua pennellata, nella sua plasticità, nel suo aspetto così corposo. Opera che è proposta a voi, amici, a 6.500 euro, 119x93 centimetri. Madonna con bambino, che abbiamo maledettamente saltato, Paolo, torniamo dietro subito, a 1.800 euro. Questa invece è una scultura chiaramente del Cinquecento, molto bella. Qui poi si possono andare ad immaginare, ipotizzare anche tutti i soggetti rinascimentali, delle grandi tavole, delle grandi tele. Guarda che bello che è il bambino, veramente è stato descritto in maniera molto analitica anche in questo caso, sia nel volto che nel corpo, quindi scultura anche questa molto interessante, di grande fascino, che può essere un'occasione anche di investimento. A questa cifra, 1.800 euro, davvero è scultura che io propongo a tanti collezionisti che amano diversificare anche nella collezione con vari soggetti, angeli, madonne, santi, quindi c'è la possibilità di poter spaziare anche nel soggetto per creare poi anche un percorso collezionistico appunto della scultura. Chiedo scusa, non me ne voglio a San Domenico, io l'ho visto dall'altra parte, ricordavo maialino, in realtà è un cane, quindi possiamo precisare, hai ragione Paolo, scusa, tu avevi forse capito prima di me. Ma non toglie la qualità della scultura, quindi io ripeto, siamo ancora anche qui certamente del Cinquecento, è una scultura molto interessante da
analizzare soprattutto in chiave stilistica, proprio perché in tutta questa decorazione che spesso abbiamo potuto gustare proprio nella Lombardia, dove di fatto la cultura spagnola ebbe un grande influsso, fu molto caratterizzante anche per la scultura lombarda, quindi questo estofado de plata, questa voglia di impreziosire le sculture con dei panneggi decorati. Possiamo fare anche un parallelismo con la grande tela del Veronese, in quel caso appunto abbiamo visto come gli abiti vengano arricchiti da motivi floreali. In questo caso l'estofado de plata è quella appunto volontà di andare a dorare completamente la scultura e con un piccolo raschietto andare in qualche modo a graffiare la superficie proprio per realizzare delle decorazioni quasi impercettibili, che però ci danno al tempo stesso la possibilità di essere viste nell'insieme, quindi nella loro greca, nella loro trama. Scultura molto interessante anche questa, è arrivata oggi stessa da una preziosissima collezione, la richiesta è di 2.500 euro, quindi 2.500 euro, e l'altezza dell'intera scultura è di 61 centimetri. Dica Dario. Era il telefono collezionista, proprio che era lì sulla scrivania. Dario, prego, era il telefono io, provi a chiamare lì, è dietro di lei Dario, penso, in zona. Bene, allora poi abbiamo, bella questa scultura Paolo, perché piace la scultura vera, la scultura di sapore, questa è estremamente interessante per la veste, anche poi nella descrizione del volto, molto molto bella. Coppia di dipinti al numero 4 invece, a 12.000 euro abbiamo queste due bellissime tele, spegniamo le luci che infastidiscono un po' la nostra ripresa, scusa Paolo, ecco qua anche questi due quadri molto interessanti, questi anche soprattutto per un salotto. Per il numero 1 per il Gian Pietrino, allora, mi fa enormemente piacere perché è un quadro che io sento moltissimo. Allora sì, l'opera misura con cornice 84x67, ci sono di fatto anche atmosfere un po' così sfumate che ricordano quelli che sono i tratti mantegneschi di prima maniera, le posizioni, le gestualità delle mani denotano davvero una vicinanza assoluta anche a Leonardo, in quella proprio che è la sua caratteristica di creare queste sovrapposizioni fra mani, fra corpi. In questo caso vediamo anche la dolcezza di questo San Giovannino che bacia il Gesù e viene accolto da Maria proprio in un abbraccio materno che coinvolge entrambi i fanciulli, quindi un quadro estremamente sentimentale, di grande grande devozione. Questo è un quadro che va amato anche per quella che è la sua raffigurazione. Va bene signora, lo confermo senza impegno, allora porteremo in visione. Siamo anche a Milano, no? Se non erro, questi due giovani collezionisti, hanno fatto bene. Mi segua pure Dario a casa, li scorti con l'opera eventualmente se vogliono rivederla nell'immediato. Complimenti perché è un quadro vero, un quadro di sapore, è un quadro nostro. Poi il bello è sempre riuscire magari a riportare anche a livello geografico, dottor Picco, perché no, andremo anche in Veneto, andremo in Sicilia. Antonio, scusa, ti chiedo scusa, un abbraccio a Antonio e Luigi, gli amici della Sardegna, come poi anche agli amici della Sicilia che sono sempre presenti in tutte le nostre puntate, l'amico Nicola, l'amico Giuseppe, ci sono tantissimi amici, quindi un abbraccio anche a voi nelle isole. Verremo poi a breve anche da voi e vedremo un attimo di riuscire ad arricchire un po' quello che è il viaggio delle vostre consegne nelle isole. È un po' particolare la consegna, perché se viene in aereo posso mettere anche un piccolo quadrino all'interno della giacca, quando poi portiamo, come per un amico Antonio abbiamo fatto una volta, forse abbiamo fatto veramente un viaggio incredibile che mi è rimasto anche nel cuore, ma non tanto per la soddisfazione commerciale, ma la soddisfazione di trovare un collezionista così colto ad Alghero, una delle città più belle in assoluto. Quindi un abbraccio forte e caloroso certamente anche a voi. Voilà! Siamo qua. Allora, ok, questa è un'opportunità per chi invece vuole qualcosa di raffinato, di elegante, di fresco a livello pittorico. Si possono evocare anche qui gli episodi di Boucher, di quei pittori francesi veramente che facevano proprio di questa gentil pennellata, di questa freschezza pittorica, di questa ricchezza anche botanica. Vediamo quante
composizioni sono convocate all'interno del dipinto per impreziosire ulteriormente quella che è già la bellezza pittorica delle vesti e degli incarnati, quindi pittori molto freschi, molto raffinati. 12.000 euro per la coppia. Per il numero 5 invece la richiesta di questa adorazione dei magi, altra tavola che vi invito a guardare con grande attenzione, anche qui siamo ancora fortemente legati al Cinquecento veneziano e vediamo appunto in questi magi, questi colori. Allora, adesso Paolo ti chiedo di fare un parallelismo di quelli difficili, tieniti pronto. Vammi sul rosa del santo, rosa verde o il dettaglio o della Madonna, vedi che bene o male la gamma cromatica è quella, ok? Inquadra al meglio che riesci, ti ringrazio. Tac, fate uno scatto col telefonino da casa, amici, immortalate l'istantanea. Girati a 360 Paolo e mi becchi il Cristo laggiù in fondo, gentilmente del grande quadro. Ce la fai, sì. Sai che un passo di danza dalla Giusy, ti voglio, ti chiamo a fare un passo di su te stesso in punta di piedi, vai giù là in fondo, vedi la materia veneziana, è quello che vi dicevo, amici, vedi quei colori che a Venezia hanno influenzato dalla fine del 400 ai primi decenni del 600 e anche oltre, fino quasi al 700, tutti quei pittori che si sono ispirati al prototipo veneziano. Questo è il colore di Venezia, vero? Quando vedi questo colore hai di fronte delle opere che devi guardare con grande attenzione, poi lì sta alla capacità critica di chi studia il dipinto di riuscire a circoscrivere l'area. Questo è abbastanza evidente che sia nella cerchia più stretta di Veronese. A breve, amici, abbiamo convocato anche un paio di studiosi oggi stesso, ci verrà data anche quella che è l'attribuzione più propria e più inerente l'opera, che vi assicuro, io davvero dal vivo, è un quadro che forse solo in un altro episodio di un Bassano che hanno preso gli amici Elvio ed Elisabetta con cornice addirittura antica del 600, che guarda caso ricordava vagamente, questa è una cornice dell'800, ma altrettanto preziosa certamente, tutto intagliato in legno massello, quindi una cornice davvero molto monumentale, che si addice alla perfezione a un'opera così ricca di dettagli, di colori, quindi opera estremamente affascinante. Richiesta per il dipinto in questione on demand, chiamate, non abbiate paura, ogni lasciata è persa, ci sono occasioni che capitano una volta nella vita. Questa è un'opera che non so quando mai più avremo il piacere di poter ripresentare. Vedo l'amico Gabriele che si sta scaldando, qua non sbagli Gabriele, ci sta, prende le misure, fate dare una scheda, siamo qua vicini, vediamo che a piedi, siamo in quattro, partiamo di peso. Bene, allora Paolo, torniamo e concludiamo la carrellata perché ormai il tempo stringe, manca circa un'oretta. Amici, queste due cornucopie non potete lasciarle qua, non è possibile, non ci credo, probabilmente gli amici questa sera dormono, c'è qualche partita di calcio stasera forse, c'è qualcosa di qualche evento mondiale, non è possibile che due angeli di questa bellezza, di questa eleganza, di questa dimensione, ah no, erano grandi architetti, purtroppo non ci stavano in altezza, non ci stavano in larghezza, questi ci stanno ovunque. Questi, Paolo, li metti dove vuoi. Ora, io non so quanto filo ho a disposizione, non vorrei tirare e fare un disastro, però questi forse collocati, proviamo a alzarli magari, che magari danno più l'idea di quella che è la loro monumentalità, la loro bellezza. Si vede meglio così, Paolo, forse questa altezza, si riesce a percepire meglio, sono due gioiellini. Amico Riccardo forse è rimasto ancora azzante. Un abbraccio amico Ricky quando vuoi, siamo qui presenti. Anzi, vieni a trovarmi quando riesci, che è un po' che non ci vediamo, così ti vedo volentieri. Queste sono l'ideale, amici, per una collezione rispettosa, per una collezione coerente, devi anche saper diversificare l'arredo col dipinto, con la scultura. È bella anche trovare un trade union fra varie tipologie, coerente chiaramente con chi ama il 600, questa è un'occasione per gli amici, anche gli amici di Pavia potrebbero essere interessati a due sculture di questa raffinatezza, di questa bellezza, che sono veramente due campioncini, chiamiamoli campioncini, capodopera, non lo so, può darsi che siano anche dei capi d'opera, non lo escludo Paolo, perché poi questa era la classica possibilità che si aveva per chi realizzava due opere di questa bellezza, di utilizzarli veramente come capodopera, come biglietto da visita per la committenza, poi di opere più importanti, quindi magari venivano portati in visione dal cliente che diceva, bene, mi spiacciono, me li faccia magari con le ali più spiccate verso l'alto, ma li faccia con una base diversa, ma l'opportunità era quella.
Belli, belli davvero, grande qualità, niente da dire. Amici, 2.800 euro, 1.400 euro cada uno. È un'opportunità che va vista con grandissima attenzione. Poi è chiaro, puoi giocare anche con le sculture, perché no? Anche l'amico Fausto mi aveva detto appunto di quel bellissimo Bassano. Diciamo la verità, ci aveva pensato anche lui, però la parete è chiaramente ipercolma, però sono quelle cose che ti permettono, tu a Natale fai il presepio, bello, io lo facevo da piccolo, il presepio, non vedevo l'ora che arrivasse il Natale per fare il presepio. Al giorno d'oggi tu faresti 8 ore a tagliare i pini, a raspare il muschio, ti prendono, ti arrestano, hanno anche ragione. Fai questo a Natale, fai questa cosa qua, ti compri 3 sculture di questa bellezza, hai fatto il presepio. Gabri, dai, porta a casa le 3 sculture, non ne parliamo più, guarda, 3 minuti fai il presepio, guarda cosa è di bello. È una poesia, amici, qua chi è veloce e vuole fare il trittico si fa il regalo del secolo. Vi tratto bene, 2.8 richiesta per i 2 angioletti, 1.800 euro per la Madonna, poi limiamo qualche centinaio di euro perché è giusto venire incontro anche a chi ha la forza. Guarda che meraviglia, questa è una poesia, chiedo scusa, guardate la bellezza di questa composizione, l'equilibrio formale, l'eleganza, poi forse se la Madonna è troppo alta si può anche reinterpretare su un'altra base, ma guarda che bella poesia, bellissimo. Amici delle sculture, questa sera non siete presenti, non è possibile che non chiamate per 3 oggetti di questa raffinatezza. Sono arrivati oggi pomeriggio tutti e 3, 4 con il santo San Benedetto, quindi davvero attenzione perché state giocando con il fatto, questi che sono domenica non li vedremo più certamente, sono certo, perché 2 sculturine così minuziose, così eleganti, così raffinate non possono rimanere ancora qui. Proseguiamo Paolo, allora siamo arrivati al numero 6, abbiamo invece il ballese, questa sera non l'abbiamo ancora presentato, che è la collana di perle, il venditore di gioielli, quindi anche qui per chi volesse fare un regalo prestigioso, elegante, non è necessario regalare una perla, potete regalare un insieme di gioielli, questa è una perla, è un quadro che è ricco di gioielli, è ricco di emozioni, è ricco di colori, è ricco di cultura, di arredamento, guardate davvero che bella la rappresentazione di questo interno così raffinato, così ricercato in ogni dettaglio. Lago d'Orta, presentato a voi invece a 3.800 euro, veduta con castello, con l'isola, con tutte queste imbarcazioni, dal fascino estremamente poetico. Ribalta, presentata a voi a 8.000 euro, scusate, in noce con intarsi di frutto. Scena galante, abbiamo salvato il cassettone, fai vedere un istante ancora, Paolo, hai ragione, 18.000 euro, perché non mi capacito di come non venga chiesto. È stato chiesto, è stato anche riservato in realtà, ma sarà dove lo porteremo, Paolo, ricorda, lo metti in agenda a Milano, sarà ad Amart, in pole position, come unico mobile che porteremo in quella fiera, probabilmente con le poltroncine veneziane, perché sono un episodio che, per chi sa riconoscere l'arredo di fascino internazionale, non si può far sfuggire, e non so se tornerà da lì, lì veramente sarà il suo palcoscenico ideale. Abbiamo una bella cera anche, Walter Benjamin, anche questo è un ceroplasta molto interessante, a 2.800 euro, che di fatto è una scena galante, guarda, abbiamo collocato le 2 scene galanti in maniera involontaria, una pittorica e questa invece... è un altro rilievo in cera molto interessante anche questa, di questo autore che tra l'altro è un grande protagonista proprio di questa materia, quindi attenzione anche qui alla qualità, 2.800 euro. Coppia di Enzani a lume di candela, un altro quadro che io vi consiglio sia per l'epoca che per la possibilità che potrebbe essere poi nel fatto di essere identificato, siamo quei pittori che giustamente Dario ci ha già spiegato, ma riprendono il grande maestro Gerhard van Ontros, quindi il pittore che per eccellenza ha fatto di questi lumi di candela il suo cavallo di battaglia, quindi la sua forza spaziale luministica che nasce sempre, si genera da questa piccola candela che in questa atmosfera, in queste penombre, ci regala ancora in maniera più marcata quella che è la fisionomia dei volti, quindi pittore estremamente analitico ed interessante a livello
cromatico spaziale di atmosfera, quindi pittore molto interessante. Coppia di poltrone deco, anche questa è un'opportunità per 1000 euro, anche queste si possono facilmente collocare anche con un grande dipinto, con un mobile antico, perché sono in grado di sdrammatizzare anche quel fascino storico, con una linea molto morbida, molto essenziale. Al numero 9 abbiamo questa marina, probabilmente napoletana, un chiaro notturno, chiaro di luna, con imbarcazioni, con questi scambi commerciali, molto interessante anche questo dipinto, appena arrivato, quindi di freschissima attribuzione. Interno con fumatori di pipa, altro quadro che devo dire dà la grande opportunità, dà la grande parete. Anche qui, amici, questa opportunità a 7.500 euro avete di fronte a voi, un quadro vero del 600, che questo chissà lui stesso quanti fumi ha respirato. Guarda che meraviglia davvero, queste figure che assaggiano il tabacco. Già Dario ci ha fatto vivere l'esperienza bellissima anche dei primi episodi di fumatori di tabacco, quindi vediamo veramente l'estasi nel volto di questo fanciullo, l'anziano signore che ha appena pizzato con questo stecchetto incandescente, invece la pipa è girata ancora verso il basso. Un quadro davvero interessante, il tabacco come veniva raccolto nel foglio di giornale, sono veramente anche dei momenti per poter rivivere culture estinte, quindi tradizioni che al giorno d'oggi non sono neanche immaginabili, quindi delle grandissime opportunità. Dal fumo dell'antica Olanda alla freschezza della Spagna. Questo di fatto non è un pittore spagnolo, ma è un pittore che riprende un prototipo spagnolo proprio per riuscire a manifestare quella che è la sua voglia di regalarci la bellezza femminile. Questo è un pittore belga, Charles Van Rosa, nato a Bruxelles, donna abbigliata con un nudo molto sofisticato, molto pudoroso anche di quella che è per niente, diciamo, volgare, raffinato e ricercato, con queste tinte pastello. E vediamo in questa iconografia, che è tipica proprio della cultura liberty, quella di creare quindi dei ritratti con raffigurazioni femminili molto pacate, molto ricercate anche nella loro descrizione dei panneggi, nella loro fisionomia. Quindi spesso abbiamo queste donne dal fascino mediterraneo, dal corpo sessuale curvilineo, dai capelli scuri, dagli occhi profondi e bruni, proprio che lasciano guardare in profondità nell'anima, ricercare appunto una sensualità molto raccolta, con dei canoni estetici spesso anche aristocratici. Vediamo veramente questa donna come è disinvolta anche nel proporci la sua nudità, nella freschezza pittorica, perché vediamo anche l'intelligenza di quella mano appoggiata sul fianco che va in maniera molto morbida a sprofondare all'interno dell'incarnato. Pittore molto molto elegante questo, amici, attenzione, perché è un'opera che già vi ho proposto, ma quando sono così entusiasta, perché vedo davvero il valore aggiunto di alcuni pittori che vogliono descrivere sì delle emozioni, ma hanno anche un significato simbolico molto marcato, e questo non è un episodio certamente. Opera, tra le altre cose, firmata in basso a destra, quindi per esteso Charles Van Rosa in basso a destra. Anche qui direi che la qualità prezzo è certamente avvincente, perché a 3.400 euro un dipinto che misura con cornice 103 cm per 93 è davvero una grande opportunità. Armadio Art Deco a 2.000 euro, quindi attenzione anche agli arredi che abbiamo presentato questa sera. Questa è una scultura, di fatto un arredo che l'Art Deco si propone proprio nella sua purezza formale e geometrica, molto bello, molto interessante. Guardate come sale dal basso verso l'alto in maniera rastremata, come gioca fortemente sulla sovrapposizione di elementi paralleli, quindi di geometrici rettangoli che si sovrappongono. Un arredo molto bello anche nella sua venatura, nelle sue maniglie originali, quindi un arredo certamente unico per l'epoca, a 2.000 euro, una grande opportunità. Lassù, che volano fra le stelle, i due putti, Reggicero, 2.400 euro. Invece questi sono due episodi
cinquecenteschi di scultura in noce massello, questo quel noce di roccia, noce scuro, quindi un noce veramente che ha la venatura del ferro, vediamo come infatti si siano conservati pressoché in maniera impeccabile. Guarda che bello anche il dettaglio, Paolo, che si percepisce dal basso finalmente, di un piede alzato nel vuoto, non l'avevo notato, vedi? Lo vedo ora io in diretta con te, molto interessante. E sullo scudo stesso c'è una leonessa. La leonessa spesso è un altro emblema che viene utilizzato nel Lombardo Veneto, fra Brescia, Verona, Venezia stessa. La leonessa era uno degli stemmi più rappresentati proprio perché è simbolo della Serenissima. Anche qui, amici, a 2.400 euro sono due bellissime sculture. Questa sera ci sono delle opportunità per gli amanti della scultura uniche. Io non so perché stiano titubando o riflettano enormemente su arredi di questa bontà, su sculture di questo prezzo, davvero delle opportunità uniche. Al numero 12 abbiamo presentato tramite il dottor Picco e Getulio Alviani, senza titolo, a 3.200 euro. Siete stati in molti anche a richiederlo, quindi anche questa è una multiplo 46 su 100. Delle 8 poltroncine, la richiesta di 12.000 euro, sono veramente 8 episodi. Questa sera ne presentiamo 4, ma sono numero 8 di poltrona veneziana museale, perché è veramente qualcosa di unico. Due bellissimi vasi 1930-1950 che ho portato in visione questa sera, ceramiche smaltate, invetrate, molto molto interessanti, amici, davvero questi non abbiamo neanche avuto il tempo materiale di studiarli, li abbiamo inseriti per la loro bellezza, per la loro eleganza, per la loro forza espressiva, ricordano la cultura cubista, ricordano a me enormemente Gaudì, forse in questo dettaglio, con questo vuoto addirittura che di fatto diventa quasi un'ansia per essere impugnata. Sono due sculture, di fatto sono due sculture estremamente eleganti, no Dario, guarda che meraviglia, lei che sa anche dipingere, lavorare con i materiali, e le abbiamo sapientemente accostate anche, lo so, però visto con questi tagli orizzontali contrapposti a quelli verticali. 1.400 euro cada uno, se poi dovessero piacere tutti e due vediamo di fare un prezzo di favore. 2.800 euro per la due mensole raffiguranti Moretto, che guarda anche quest'altro parallelismo, che bella che è l'arte, guarda di fatto Paolo, la greca che va a impreziosire la veste dorata del nostro Moretto, chiaramente ricordo Moretto proprio come figura di dominio veneziano anche sul continente africano, quindi modo anche per esprimere un'aristocrazia politica, una importanza proprio della Serenissima come repubblica in grado di governare anche in vari continenti per la sua forte flotta navale, quindi davvero interessante. E guarda un po' i motivi che andiamo a visionare nella nostra Maddalena. Vedi che l'impronta veneziana è sempre evidente, che si tratti di opera pittorica, di scultura, talvolta anche negli arredi sono molte volte impreziositi anche da lacche con questi motivi vegetali, proprio perché è una delle iconografie più utilizzate per impreziosire i tessuti a Venezia, è veramente il caposaldo di questa cultura che dall'antichità poi fino al Settecento, quindi riesce veramente a essere una delle principali fonti di ispirazione anche per tantissime altre regioni. Venezia, la più bella Venezia in assoluto, una delle città più invitate al mondo. Questa sera, amici, è stata presentata questa opera. Io non aggiungo altro, non ho più nulla da dire, inutile, non voglio neanche essere ripetitivo. Probabilmente paga il fatto che a livello televisivo certamente non può essere percepita in quella che è la sua profondità, in quella che è la sua bellezza assoluta, ma vi invito a chiamare il nostro centralino per chiedere il prezzo dell'opera, perché non è un'opera che si possa vedere tante volte nella vita, perché è un quadro estremamente ricco di ogni contesto, perché è un quadro davvero unico, misura 3 metri per 220 centimetri di altezza. Siete stati in moltissimi a chiederlo, probabilmente non tutti, capisco, anche giusto comprendere e capire che
non tutti abbiano la possibilità di inserire un dipinto di questa dimensione in una casa moderna, ma per chi ne ha l'opportunità, amici, per chi può valutare se spostare qualcos'altro o veramente cercare di far spazio, vi consiglio di cuore. Questo è un quadro che, guarda, lo dici tu con questa immagine, Paolo, ci farà perdere le lacrime. Io ti dico la verità, opere di questa bellezza spero sempre che siano acquisite da amici, da persone vicine che frequento, per poterle rivedere. Io quando vado dall'amico Elvio e dalla sua dolcissima Elisabetta, mi aprono la porta di casa e vedo quel bassano che più o meno aveva questa dimensione, forse leggermente più piccolo, e sento una gioia al cuore. Quando vado dall'amico Riccardo e vedo quel meraviglia di opere che ha acquisito, sono felice. Quando vado dall'amico Fausto, uguale. Quando vado da tutti gli amici che conosco, quindi in tutta Italia, e vedo delle opere vere, ho sempre il piacere di rivederle, di ricordare l'emozione di quando le ho comprate, le ho possedute, le ho amate, le ho contemplate e poi chiaramente le ho alienate, perché questo è il mio lavoro. Io purtroppo non mi posso più innamorare, però devo dirvi con tutto il cuore, amici, col cuore, col cuore sulla mano, sul tavolo, che opere di questa bellezza non le scorderò per nessuna ragione al mondo nella mia vita, perché sono quadri talmente unici, talmente veri, fortemente emozionali per una persona che ama chiaramente l'arte. Se vogliamo parlare con persone che frequentano solamente il mercato del pesce, è inutile che stiamo qui a parlarne, ma non penso, io penso che questa sia un'opera che non può non essere capita, non può non essere capita, deve essere percepita da tutti nella sua importanza. È impossibile, questa è un'opera che deve far scattare immediatamente quell'emozione, quella voglia di capirla in ogni dettaglio, in ogni circostanza. È un'opera straordinaria, amici, qua stiamo analizzando un quadro della Pinacoteca, questo è un quadro internazionale, questo è un quadro forse per un museo estero che cercano fortemente opere di questa entità, di questa qualità, di questa dimensione. Questo è un quadro che, collocato nel giusto salone, dà una prospettiva unica. Io ricordo un altro bellissimo quadro che abbiamo al numero 5, se può presentare un attimino, poi dopo. Allora, al numero 5, chi è che lo desidera, Dario? Mi dica. È un signore che è interessato, insomma, e quindi voleva farla vedere sul retro. Allora, andiamo a vedere. Lo richiama lei. Andiamo a vedere il numero 5 all'immediato, perché è un altro dipinto. E anche qui è sempre lì, siamo partiti da lì, siamo arrivati al grande veronesiano, quindi alla bottega del veronesiano, partendo da un altro prototipo del Cinquecento veneziano. Bellissima tavola davvero anche questa. Allora, probabilmente qui adesso, Paolo, conviene spegnere le luci, perché se no non è minimamente percepibile dai nostri amici a casa, ma vi assicuro essere anche questo un quadro estremamente interessante per la sua materialità, per la sua bellezza cromatica. Vediamo anche qui ancora come è forte veramente quel sapore veneto. È un pigmento pittorico molto particolare, vedete, questa è quasi una fluorescenza che il pittore riesce a dare al manto, a questo rosa così acceso, a questi verdi. L'utilizzo anche di questi colori così contrastanti spesso è un espediente proprio per farci entrare ancora più in quella che è la bellezza e l'unicità della tinta. Quindi vedete davvero come vengono a contrastare questi colori. E qui è forte la lezione tizianesca, la forte la lezione delle grandi maestri veneziani in questa tavola, che vengono riecheggiati anche da queste caratteristiche luministiche. Guarda che bello davvero anche questa corona dei magi, quindi vediamo anche l'altra corona, vediamo una grande attenzione anche a quella che è il dato della luce, che va a impreziosire i dettagli metallici, in questo caso quindi i bronzi, gli ori, le aureole stesse, che vengono minimamente accennate, ma che ci fanno percepire anche l'importanza al tempo stesso del soggetto, della spiritualità. La figura di profilo poi è un altro elemento che viene nella pittura arcaica molto manifestato proprio per la sua forza espressiva, quindi il volto di profilo, ricordiamo dai grandissimi episodi
Basti pensare allo stesso Pol di Pezzoli, quindi qual è l'effigie del Pol di Pezzoli? È sempre una volontà di creare il profilo, quindi la forza del volto, l'espressività, che viene così trasmessa in maniera molto marcata, molto evidente, quindi molto sequenziale. Tavola, olio su tavola di diabete, che è tipica proprio della cultura veneta. Questo è un pittore fortemente vicino, prossimo ai modelli di Tiziano. Adesso io qua sinceramente non mi è stata data neanche la scheda critica, ma lo posso interpretare proprio con queste caratteristiche. Questo è lo scorcio tipico proprio del paesaggio veneziano. La cornice è stata fatta da noi in stile a cassetta, va leggermente patinata, antichizzata. Abbiamo avuto grandi progressi, anche io ricordo, questa sera non l'ho ancora detto, ma torno a ricordarvelo. Diamo anche l'opportunità di coadiuvarvi nella realizzazione delle cornici in vari modelli. Questo chiaramente è il modello consono, giusto, ideale per la tavola del Cinquecento, quindi quello a cassetta che poi si può impreziosire con dei decori o lasciare solamente dorato e punzonato, quindi battuto con un punzone. Abbiamo tante possibilità. Questa, sono sincero, è una cornice che abbiamo fatto forse prima del lockdown, Paolo, penso, in quel momento lì. Poi la tavola l'abbiamo fatta restaurare, chiaramente pulita, ed è tornata poi circa un paio di settimane fa. Non avevamo ancora maturato quell'esperienza per antichizzare la cornice. Quindi adesso ve la percepite chiaramente nella sua giusta realizzazione formale, e io la ritengo estremamente azzeccata anche per il dipinto, per chiunque voglia ricercare anche in internet i modelli. Io stesso nei tempi addietro ho sempre ricercato, ho tutti i libri che raccolgono tutti i modelli regionali delle cornici italiane, perché chiaramente non si inventa nulla, bisogna continuare quella che è la storia che è stata costruita con fatica, con dedizione. Va leggermente patinata, quindi ora la vedete forse un po' contrastare in questa vivace realizzazione del grigio, ma poi patinata, leggermente strofinata, perché poi abbiamo maturato col dottor Picco durante il lockdown. Veramente abbiamo vissuto praticamente in simbiosi 2 mesi, dottor Picco, io e lei, dalla mattina alla sera, con grande piacere, cene, pranzi, qualche bicchiere di vino buono, anche ce lo speravamo, era giusto anche per combattere questa nostalgia. Ma abbiamo maturato l'esperienza di riuscire a patinare. Domani Dario me lo ricordi che questo lo facciamo patinare come si deve, perché certo, deve essere veramente... faccia il meglio, Dario, che riesce, al nostro amico, e ci piace. Ah, l'amico Elvio, un abbraccio Elvio, a te e la Betty, mi mancate, devo dire che sono passato da Verona, ma tipo una volta alle 2 di notte, quindi non era il caso di svegliarvi. Una volta avevo un cliente a pranzo ed ero velocissimo, non avevo chiamato. Presto, quando sarò in zona, verrò a trovarvi per rivedere l'emozione del grande Bassano. Elvio, non mi ricordo tu cosa abbia di fronte al grande Bassano, ma se tu dovessi fare una pazzia, fai quella. Paolo, fagliela vedere gentilmente, gira un attimo, io bevo un goccio d'acqua, guarda cos'è di bello quel quadro, pazzesco. Guarda cos'è quel quadro di bello, una cosa pazzesca. Eh sì, è un quadro che parla da sé, è un quadro da vedere. Venite a vederlo, amici, Elvio, Betty, chiunque per essi abbiate l'intenzione, anche minima, ma solo di vederlo, fatemi un regalo, venite a trovarmi, vi pagherò. Abbiamo il più buon caffè di Milano, Paolo, qua dicono. Ho 7 macchinette dell'anonima ditta, che devo dire è geniale, perché veramente io mi ricordo, invitavo dei clienti, bellissimo, cioè a me piace avere il rapporto diretto. Ora c'è l'amico Fausto sul retro che ruba una banana. Forse è una scena quasi circense, però a me emoziona enormemente. Ho visto il dottor Fausto, la buccia la butti nel cestino gentilmente, grazie, e poi magari Dario ci scivola sopra e succede il patatrac. È bello avere l'emozione di confrontarsi con voi dal vero. Chi è vicino, poi chiaramente gli amici della Sicilia, io non vedo l'ora anche di conoscere l'amico Nicola, che non ho avuto ancora modo di andare a trovare da Agrigento, ma verrò, si fidi, appena avrò modo di mettere insieme 2 o 3 consegne, sarò io di persona a venire da lei, perché voglio conoscerla, lei che mi ha regalato anche la gioia di
comporre con la struttura, con i due angeli, le due colonne, veramente è stata una grande idea che devo dire io non ho avuto, quindi rispetto, è giusto anche che qualcuno possa insegnare qualcosa anche a chi lo fa di professione, non è esclusa nessuna opportunità. Dicevo questo delle sette macchine del caffè perché fa un caffè pazzesco. La macchina lì, ne ho sette, sei li butterei in mezzo alla strada, quella è la sacra, la più vecchia. Il dottor Fausto che ha mangiato la foglia, tu lo prendi, no, no, il caffè non lo bevo, vieni qua, un caffè, sempre, fisso. Va bene, non ha capito, no, è vero, un caffè pazzesco. Quindi venite qua, ci facciamo un caffè e guardate l'opera. Non è che voglia vendervi un quadro da qualche decina di migliaia di euro con un caffè, però voglio regalarvi l'emozione di sedervi davanti a quest'opera. Questo è quanto volevo dire. Dottor Picco, si scaldi, tocca a lei, io sono qui a disposizione. Siete in diversi che chiedete delle opere, ma stasera siamo un po' fiacchi perché vedo... Ah, dottor Colombo, vuole entrare lei con la buccia di banana? No. Niente, allora, è un gran quadro. Allora, andiamo un attimo anche qua, perché anche qua non ci abbiamo minimamente... non ci siamo dedicati a questo dipinto che in realtà, amici, è un grande quadro anche questo, per la dimensione... ma anche per la qualità, oltre che per il prezzo, perché anche qui la qualità-prezzo è veramente da non farsi sfuggire. Questo andrebbe bene per il vostro Deore, Elvio, se tu non vuoi giustamente andare a violentare il tuo bellissimo ingresso, ma per la sala giù in fondo questo è il quadro ideale, perché qualità-prezzo fa sorridere, sinceramente, perché a 7.500 un dipinto che misura 120 cm per 150 è... un regalo, abbi pazienza, ma guarda la materia, tu poi sei fotografo, quindi il taglio ottico ce l'hai alla perfezione, è un quadro favoloso, è un quadro che regala un'atmosfera onirica, davvero, perché guarda che meraviglia, guarda che bello respirare questo tramonto che si specchia sul canale e è quasi impercettibile perché la sua fonte luminosa non si vede, ma riesce a influenzare tutto lo spazio, quadro estremamente poetico in quella candela che viene accesa sulla gondola laggiù. Mi dica, mobile deco? Sì. C'è interesse per il mobile deco? Bene, allora andiamo un istante anche sulla vedocchia. Allora Paolo, andiamo a rivedere un attimo il mobile deco, vedo che gli amici sono scatenati nella seconda parte di serata, mi fa piacere, quindi probabilmente dovremmo fare le ore piccole, però io comincio alle 8 di mattina, Paolo già arrivare a mezzanotte, devo dirti che faccio fatica, ormai alla mia età, ormai ho passato i 40 anni, sono suonato, faccio fatica a lavorare tutto il giorno con una bestia e poi la sera stare qua 4 ore, non è semplice. Qualità-prezzo, le dico, mobile deco giusto di questa misura 2000 sarebbe da battere al martello all'istante. Viene da un grande collezionista che, come tutti i grandi collezionisti, poi hanno dei periodi, delle fasi diverse, hanno delle vicissitudini anche umane, vitali, che li portano a cambiare per svariati motivi, e io ho rilevato la sua intera collezione del coach, sarà poi in seguito anche un bel tavolo nei giorni a venire che andremo a presentare. Questo è un mobile estremamente funzionale perché ha una capienza davvero unica, guardate come si può impreziosire, può diventare all'occorrenza, dottor Fausto, lei che è un collezionista di whisky che non beve, magari vengo io una sera e ne bevo metà così li assaggiamo, ma è davvero l'opportunità per stivare qualsiasi cosa, dei libri, delle bottiglie, dell'oggettistica, perché no? È un mobile che quindi regala veramente una grande, sembra quasi una cassaforte, vedi Paolo com'è la struttura, è estremamente essenziale e molto capiente. È la bellezza esterna di questa grande cultura, il déco è davvero un periodo che, devo dire, io amo molto l'intaglio, quindi chiaramente siamo agli opposti di quello che è l'intaglio. Ma avendo una formazione anche da architetto, quindi non sono indifferente alla purezza formale, alla geometria, e questo è un episodio molto interessante, quindi questa sovrapposizione di volumi geometrici che creano di fatto un arredo, perché alla fine vediamo un rettangolo per il fronte che poi chiaramente si apre con quelle maniglie, guarda come sono fortemente interpretate proprio per staccarsi completamente, decontestualizzarsi dall'arredo, perché proprio nella purezza formale il cerchio perfetto, guarda caso un altro cerchio perfetto, quindi è un arredo realizzato con dei volumi che vengono accostati, un arredo molto interessante, a 2000 euro è un gran prezzo, poi se Dario vuole metterci lui 200 euro al centralino, vedo che con Fabula qua e là li metta pure, faccia lo sconto che va bene, questa sera diamo
un senso anche al deco, perché poi io ci credo, amici, poi siete anche voi forse più attenti, non so, all'arte antica, vi abbiamo abituato per tanti, tanti anni ad apprezzare solamente l'antico, siete magari più insensibili. Io amo il bello in generale, quello che è bello mi piace, quindi questo è un arredo che suggerisco chiaramente a chiunque, per il prezzo è anche un investimento, vedo arredi deco, vengono chiesti i 5, i 6, i 7 mila euro tranquillamente, o anche delle cose moderne di pessimo gusto vengono proposte ai 2, ai 3 mila euro, quindi davvero a 2000 euro un arredo giusto, deco, vero, è una grande opportunità, un mobile che di per sé fa un decoro, fa un arredo, quindi non è quel mobile pesante, fastidioso, è un mobile molto piacevole nella linea, molto elegante, molto ricercato anche nella sua impiallacciatura, vediamo a biglia aperta addirittura sui due sportelli, quindi davvero un mobile certamente preciso. Venga dottor Picco, che modo ancora di spiegare anche lei due opere, poi io entrerò per il Grand Sen per finale. Sì, allora andiamo ancora una volta a vedere il grande Veronese, quadro pazzesco, quadro che amici io vi invito a vedere da tanti punti di vista, non solo come investimento, come emozione, come possibilità unica di mettervi un quadro straordinario, irripetibile nelle vostre abitazioni, e la cifra vi assicuro essere una cifra molto molto interessante per la qualità, per la dimensione, per la bellezza e perché è intatto. Trovare un quadro così grande intatto non è certamente cosa semplice. Opera museale. Sì. Io vi ringrazio anche per le conferme di questa sera, vi ringrazio per l'attenzione che state dedicando alle numerose chiamate. Quindi tra poco poi il nostro amico di Taranto richiamiamo poi per l'adorazione dei magi, o la richiamerò io appena uscirò ed entrerà l'architetto in puntata. Allora, direi ancora un attimo sulle due opere che hanno riscosso molto successo. Esatto, Sipolino, partiamo prima dal numero 14, che è un multiplo 68 di 74, realizzato ovviamente a mano, esemplari uno diverso dall'altro, del grande Piero Dorazio, realizzato nel 1974, firmato, numerato e datato al retro, a mano direttamente dall'artista, ancora presenti i segni della matita che costituivano poi l'impianto generale dell'opera per poter inserire, per poi far inserire i vari feltri. L'opera è tridimensionale, quindi non è una litografia, non è una stampa, non è una riproduzione meccanica, ma è un'opera realizzata direttamente a mano, ritagliata a mano, incollata, quindi tutti i multipli, quindi i 75 multipli di questo, sono tutti l'uno diverso dall'altro. Poi Dorazio, voi lo conoscete, è uno dei più grandi artisti, famoso principalmente per l'evoluzione di questa tipologia,
che sono i reticoli negli anni 60 in particolar modo, che raggiungono quotazioni altissime dai 90, 80, 150 a 200.000. Ecco, andate a vedere quelli che sono i risultati in asta. Ecco, questo è realizzato interamente a mano, 1974, quindi opera storica degli anni migliori di Piero Dorazio, che poi è esposto nei principali musei e di cui anche lo stesso Ungaretti aveva citato i suoi colori, le sue forme, la sua poetica, le sue pupille pregne di luce. Ecco. Poi era uno di quegli artisti che hanno dato vita insieme a Perilli, amico anche di Burri, avevano dato a Cardi, San Filippo, ecco, avevano dato origine al gruppo Forma 1, che poi poco dopo è stato sciolto, ma alla fine che ha creato un po' questa compagine di artisti, gli anni giusti dell'arte a cavallo tra il 50 e il 60, un grande maestro dell'astrattismo. Ecco. Numerose sono state anche le mostre dedicate, tra cui vi ricordo quella alle Gallerie d'Italia poco tempo fa, che aveva esposto solamente, pensate, 14 opere dell'artista, che erano tra le più, le più idonee a rappresentare il percorso artistico di questo grande maestro. Che ha avuto anche nel 60 una sala personale alla Biennale di Venezia, che poi ha fatto del colore, della linea, dell'astrazione. Non si può parlare di geometria, in quanto è sempre stato, almeno in queste opere, poi più visionario, più emotivo, più sentimentale. Quel feltro che sostiene tutto l'impianto di colore e di forma, sono poi quei feltri che noi ritroviamo in Agnetti tempo dopo. 3.200 euro per quest'opera, 1974, le dimensioni con la cornice, ragguardevoli anche, sono di, per la precisione, 103x167. Ecco, esemplare, ve lo ricordo, 68 di 75, senza titolo. Feltro applicato su feltro e panno. Altra opera, sempre allo stesso prezzo, 3.200 euro, multiplo di Getulio Alviani. Questo anche indistinguibile dalle opere originali, originali intendo dagli esemplari unici, che hanno quotazioni di 90, 100, 120, 130 mila euro, dimensioni 64x64, ed è la stessa tecnica che lui utilizzava. Voi aver appeso un unico, aver appeso un multiplo, non esiste differenza, se non che questo è stato concepito come multiplo. Lo stesso Getulio Alviani, qua sì si parla di geometria, di rapporto spazio, tempo e luce. Queste lastre, è stato uno dei precursori anche, utilizzando l'alluminio o l'acciaio anodizzato, lui creava con movimenti di fresa queste parti cangianti, e che avevano poi una loro lettura. Quando utilizzava così le frese rotatorie, generavano quasi una spirale. Poi, muovendo, comunica, riflette quella che è non l'immagine, perché non è abbastanza specchio, ma il colore di ciò che sta a fianco, e cangiante a seconda di come si gira. Bene, 3.200 euro. Anche questo, anni 60-70, dato un'errata collocazione temporale, prima dicendo inizio anni 80 e anni 60, 70, questo, quindi esemplare storico firmato direttamente dal maestro sul retro a 3.200 euro. Opera
da prendere, anche perché sono solamente 100 esemplari di questa, 75 del Dorazio e 100 di questa. Paolino, andiamo un attimo sul numero 10 e poi hai detto sì anche sul numero 4. Allora, sì, iniziamo pure da quella, poi dopo passiamo in seconda battuta. 10, questa qua, sì. Sì. Allora, siamo nella cerchia di David Tenier il Giovane, uno dei più grandi maestri fiamminghi, nato ad Anversa nel 1610, attivo a Bruxelles fino al 1690, uno dei dipinti iconici, in quanto lo troviamo rappresentato già dal 600 in avanti, la data della sua creazione, in numerose incisioni. Vi parlo poi di incisori quali Simon L'Empereur, che era il principale incisore francese di Luigi XV. Ecco, altri, Levasseur, tutti artisti che hanno composto più versioni di questo dipinto, che sono le incisioni, pensate, ospitate anche nei musei quali la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia o la Biblioteca Nazionale di Francia. Perché? Perché è stato uno, questo è stato l'originale, si conoscono almeno 4-5 copie dell'originale di Tenier, e è stato insomma uno dei dipinti che ha riscosso maggior fortuna per la sua piacevolezza, per ciò che comunicava. Già all'epoca la borghesia e la taverna era lo spazio d'incontro nelle Fiandre, rappresenta questo quadro la totalità del nuovo momento del Rinascimento fiammingo che le Fiandre stavano trascorrendo. Il tabacco importato dall'America, il denaro, la possibilità anche di poter spendere i propri soldi nelle taverne, quella nuova borghesia che stava facendo la fortuna mercantile di questo grande Stato, la nuova nobiltà nascente, ecco. E vediamo poi quelli che sono tutti gli elementi accessori tipici dei quadri di taverna, delle scene di genere. Abbiamo le brocche in gré e quelle di metallo, il tabacco avvolto nella carta velina come si vendeva al tempo, le tipiche pipe di argilla bianca nell'ambiente appunto della taverna. Vediamo ancora sul fondo un ritratto, chissà di chi, probabilmente poteva essere anche il ritratto stesso, l'effigie del pittore, che più volte si è ritratto all'interno delle sue scene di genere, a 7.500 euro. Ecco. Sì, è vero. riflette leggermente questo quadro, ma è opera veramente interessante, a 7.500 euro. Ecco, poi dopo vedremo ancora, se vogliamo andare al numero 4, Paolino, se puoi per favore spostarti. Allora, sono due scene. Allora, d'improvviso, insomma, quando subito appena arrivato in galleria, è stato quasi di getto dato come un ambito di Antoine Watteau, proprio anche perché, insomma, uno dei prototipi è abbastanza simile ad una delle opere musealizzate del grande maestro francese. Andando un po', studiando più a fondo le due tele, abbiamo notato insomma che c'erano delle linee, una perfezione formale che era atipica per essere del maestro, in quanto la qualità pittorica, la tecnica, obiettivamente superiore a quella utilizzata da Watteau, che è stato uno dei più grandi pittori, inventore del genere leggero che voi vedete riprodotto in questi due dipinti, ma che aveva una pittura un po' più di getto, un po' più emotiva, un po' meno accurata rispetto a quella presente nelle due tele. Ed è così che pian pianino studiando è apparso il nome di un altro grande maestro, però nato a Dresda a cavallo dei due dei secoli. Tra... Mario, scusi, ancora per il numero 12 mi stante solo che c'è un amico da casa. Perfetto, allora Paolino, per favore, andiamo un secondo al numero 12, ancora.
No, il numero 10 hai detto. Francesco, numero? 12. 12. Bene, Getulio Alviani, multiplo, 3.200 euro, 64 per 64, esemplare di 100, in alluminio lavorato. Ricordo anche questo, la stessa, cioè, la differenza tra un unico e il multiplo non esiste, nel senso che la lavorazione è la medesima, la superficie è la medesima. Semplicemente queste sono state opere tutte lavorate a mano, come erano gli unici, destinate però ad essere rappresentate come multipli. Proprio in un momento in cui da parte di grandi artisti, specialmente tedeschi, si è iniziato a pensare ad una democratizzazione dell'arte, sia a livello produttivo sia a livello proprio di coloro che potevano permettersi. Adesso sono nati appunto questi multipli. Ah, bene, ringraziamo, allora l'opera in conferma, 3.200, una su due, a 3.200 euro, ringraziamo, anni 60-70, grazie, poi dopo la toglieremo dalla parete. E ritorniamo pure sui due francesi. Bene, allora, opere, adesso togliamo un po' di... Ecco. Dicevo prima, appunto, è piacevole sorpresa quando è spuntato il nome di un grande artista, che è Wilhelm Dietrich, che nato appunto da una famiglia di pittori, molto precoce, viaggia in Olanda tra 1734 e 1735, divenendo il protetto dell'elettore di Sassonia. Ecco bene, iniziò la sua attività appunto riprendendo e riproponendo i temi di grandi pittori, tra cui non solo alcuni olandesi, ma anche del grande francese Antoine Watteau. Ed è così che ha preso spunto, ad esempio, la scena di Serenata, il tipico uomo, è tratto liberamente da una delle tele di Watteau, come anche un po' la scena ripresa in maniera speculare, mentre praticamente d'invenzione è quest'altra scena, sempre della stessa mano, incredibile nella definizione di dettagli naturalistici del verde, della fontana, della cascata, dei fiori che sono proposti sia in questa cesta, in questa ghirlanda, che nelle decorazioni che il giovane mette dipinti, prendi quella vezzosità francese che però qui viene rivisitata con una tecnica che è tipicamente nordica. Infatti lo stesso Dietrich lavorò per molto tempo a Dresda. Pensate che lo stesso Winckelmann lo chiamò il Raffaello del paesaggio. Ecco, due opere incredibili, due tele, due stelle, tra l'altro cornici antiche fantastiche nel fiocco che le racchiude in alto. Allora, il prezzo di queste due era 12 la coppia, 6.000 euro l'uno. Opere fantastiche. Va bene, sì, lascio perché mi aspettano i telefoni, quindi lascio la parola all'architetto. Io vi ringrazio, grazie ancora per le conferme di questa sera, sia per l'antico sia per il moderno. Torno ai telefoni per... stanno aspettando. Grazie, a lei la parola. Dottor Picco, vero ragazzo straordinario. Oggi stesso è stato addirittura con un grande studioso di geologia, quindi davvero ragazzo...
universale che sarà scritto dall'antico Egitto all'arte moderna. Il dottor Pico davvero è universale. Verrà Parma, perché anche Parma sì, sì, sì. Ti aspetta. Guarda cosa facciamo, dottor Pico. L'oggetto misterioso, visto che nessuno l'ha indovinato, lo mettiamo qui. Non c'è buco, allora proprio ridare, lo tengo così. E lo riscopriremo poi fra due mercoledì. Lo dichiariamo questa sera. Non lo diciamo. No. È stata una grande puntata anche questa sera, davvero. Siete avete chiamati in numerosissimi a chiamarci. Grazie alla mia mamma, un bacio, che mi ha chiamato, mi ha detto bravo, sei andato un po' più lento del solito, ero stanco, quindi meglio così. C'è un grande quadro alle tue spalle, Paolo. Tu ridi e scherzi, ma io sono ancora fortemente emozionato da quell'opera, un'opera davvero pazzesca. È stata una grande serata, avete prenotato, forse speravamo anche di più, perché con le opportunità che abbiamo dato questa sera di sculture, dipinti, mobili di ogni genere, tutto progettato con un certo gusto, quindi con un'intelligenza almeno cercata. Poi è chiaro che gli apprezzamenti non me li devo fare io da soli, però torneremo anche in campo, adesso andremo a Parma, poi lì sarà una gran bagarre, quindi non ci saranno valori estetici o proporzionali, sarà un gran mistone di tutto, quindi sarà poi la capacità di saper scegliere dei grandi collezionisti, di andare a individuare qua e là qualche pezzo. Ma torneremo ad Amar, quindi ricordiamo a novembre, per 4 giorni saremo a Milano nella sede più prestigiosa, penso è stata fortemente voluta anche nonostante le difficili circostanze di questo periodo, quindi faremo il meglio delle nostre capacità anche lì per creare uno stand che pur nel piccolo dia un'idea di quello che è la nostra grande passione, la nostra grande emozione. Ci sono ancora tante opere, poi purtroppo non tutte le abbiamo presentate anche questa sera, alla fine sembrano 4 ore, devo fare 4 ore, volano in un istante, quando vedi un'opera del genere, grazie anche a Josefine, grazie a tutti quelli che sono intervenuti, gli amici che hanno chiamato, all'amico Fausto che è venuto, all'amico Riccardo che ho visto a messaggiato con Dario, quindi Elvio, Elisabetta, Nicola, Antonio, tutti coloro che sono stati al nostro seguito. Grazie dell'attenzione. Dario, mi dica lei quando devo stringere, perché penso siamo già in chiusura, veda lei. Abbiamo ancora un minuto? Meno di un minuto. Sì, stiamo già salutando. Allora, vi rinnovo l'invito a domenica prossima. Ci sarà poi l'ultimo mercoledì del mese con Dario e Federico, giovedì saremo a Parma per 2 settimane, per chi volesse poi saremo lì, e non titubate, chiamateci, stiamo lavorando molto anche con l'estero, quindi a breve riusciremo a avere anche dei rapporti internazionali che sono fondamentali, e facciamo dei confronti anche con Federico. Comprate, amici, oggi le nostre opere in Italia, perché davvero è il mercato migliore in assoluto al mondo, qualità-prezzo. Quando ricomincerà anche l'influsso estero, io penso che tante di queste opere le vedremo col binocolo, questo dipinto ci lascerà. Grazie dell'attenzione, buonanotte, arrivederci, a domenica.